toccati dalla venuta del Presidente del Consiglio che stava arrivando a piedi, purtroppo io ho un'aggiunta di partimento dell'intermezzo, volevo portare se tuttavia il saluto diciamo al Dipartimento all'inizio di questo convegno, che è un'altra diciamo attestazione di quanto il diciamo Dipartimento dei tanti suoi docenti sia attivo su questo interessantissima frontiera del rapporto scrittura cinematografica, scrittura letteraria. In fondo è uno diciamo una delle ragioni per cui il Dipartimento sta, spero diciamo, che questa cosa possa vedere la luce al più presto, sta mettendo in cantiere un ripensamento di alcuni settori delle sue lauree magistrali, cercando di mettere in piedi diciamo così, una laurea magistrale che per intenderci possiamo cominciare a chiamare discipline dello spettacolo, poi vedremo diciamo, la effettiva denominazione, ma che insomma cerchi di dare una istituzionalizzazione anche in un percorso didattico a queste competenze che già stanno dentro il nostro dibattimento, nella commissione diciamo, che sta lavorando diciamo, a questo progetto, c'è sta Antonio, c'è sta Pasquale, Silvia è sicuramente per i seminari che organizza, è un'altra testimonianza diciamo, di una competenza didattiva nel dibattimento che trova anche espressione adesso in questo convegno. Io come capita ormai come direttore di dibattimento non posso fare altro che portare i saluti in buon lavoro, augurarmi in buon lavoro e insomma anche in questa prospettiva per così dire a De Maiorca diciamo si è avvenuto una delle tante tappe verso questo progetto di dibattimento. Grazie a tutti. Dando la parola e è scomparso il primo relatore. Sì.
assenza, che si incrocia. Lo aspettiamo un momento. E certo. Se diamo la parola a chi si è sentato in diretta. Vedo arrivare al passo veloce il nostro primo relatore, il professore Codano Bologna, che conosciamo tutti, docenti di filologia romanza e a Roma 3 e anche in Svizzera, Lugano, vero? Secondo me è bellissimo, fate la parola. C'è una piccola Accademia del Silenzio che, per chi non lo sapesse, pubblica presso i tre Mimesis. C'è proprio una collana, Accademia del Silenzio. Alcuni dei volumi usciti sono Il Duccio dei Menti e I Sensi del Silenzio, parla della scrittura si fa di Mora, e Carlo Sini, Il Gioco del Silenzio, bei nomi. Carlo Sini apre il suo libricino, di 40 pagine, con il racconto del Gioco del Silenzio che la maestra faceva in una classe. Facciamo un gioco, maestra, e lui dice, un gioco difficile, molto complicato, ascoltiamo il silenzio. Arriva il Gioco del Silenzio, ogni bambino deve stare fermo fermo, zitto zitto, senza fare un piccolo rumore. E allora tutti insieme riusciremo ad ascoltare il silenzio, è una cosa molto difficile, vedrete, non è facile proprio per niente, ma proviamo lo stesso se volete. Per la prima volta tentiamo di ascoltare il silenzio per un intero minuto. E segue poi la descrizione di questo difficile gioco, credo sia in città come Roma e Napoli è la cosa più difficile del mondo, riuscire a sentire il silenzio. In Svizzera è un pochino più semplice. Dopo un po' commenta Sini, il silenzio non è qualcosa, casomai è la negazione di qualcosa. Consiglia questi comuni modi di dire, si è fatto silenzio, fai silenzio, oppure come dice il poeta, il resto è il silenzio, cita Shakespeare ovviamente. Il silenzio è un resto, ciò che resta quando il qualcosa non c'è più. Un resto che riconduce all'inizio, prima che quel qualcosa ci fosse, prima che qualcosa, come si dice, rompa il silenzio. Avrei pensato di ridurre in 4 minuti e 33 secondi il mio intervento, stando zitto ovviamente per questo periodo di tempo, che come tutti sapete, lo vedo dai vostri sorrisi, tale è una grande esecuzione famosa, eccetera, sulla quale tornerò fra un minuto, John Cage, che rappresenta l'incarnazione vocale, sonora della categoria di silenzio in forma musicale. C'è anche una forma poetica importante, quella a cui Sini fa riferimento, quel qualcosa che viene negato nel momento in cui la voce prende corpo. Occupandomi di voce tanti anni fa, ed è l'unica ragione per cui Silvia poi mi ha invitato, immagino altri reverenze non ne ho, mi occupavo proprio della voce del silenzio, del flatus vocis, metafisica e antropologia della voce, proprio scomparso in modo violento dal bancone del libraio ad opera della casa editrice, dopo abbiamo fatto due edizioni che sono andate leggermente esaurite, adesso intenzionalmente non lo ripubblico, questo mi fa un piacere, lo potete immaginare, anche perché non è un libro professionale. E cerco lì dentro di parlare, tra le varie della metafisica, cioè delle prospettive per cui il silenzio è la fondazione di un rapporto con la realtà, e poi dell'antropologia, cioè delle modalità di gestione della voce e del silenzio. Appena una frase, nella tradizione indiana, il suono, nada, è la relazione che corre tra il pensiero e l'immaginazione, un'energia latente, una forza efficace che dona all'idea forma ed espressione sonora. Ora, il fatto che nella tradizione indù e poi in quella orientale in generale, il suono, la sillaba om, ripetuta e fatta incarnare, per così dire, del corpo e trasformando dunque il silenzio del corpo in una vibrazione sonora che quella sillaba trasforma corporalmente nella sonorità dell'universo, è come fare uno degli elementi importanti da porre alla base. Secondo, che tutti sappiamo che om dentro il corpo dell'uomo corrisponde nella tradizione occidentale, anche la quella ebraica, a ruà, cioè al suono, al fiato, al soffio con cui Dio creò il mondo. Lo spirito del Signore galleggiava sulle acque e questa ruà che galleggia sulle acque. Prima che il mondo sia, è un fiato, è un suono, è una sillaba sacra che dà vocalità al mondo e che crea il mondo attraverso la voce. E poi stando a Napoli, a 200 metri forse da dove si trova il manoscritto di Giacomo Leopardi,
celeberrimo, non si può che cominciare da lì, sempre caro fu questo Ermo Conde e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il bagno scrive, ma sedendo e mirando determinati spazi e sovrumani silenzi, io nel pensiero mi fingo, come per poco il cuore non si spalunga. Perché si spalunga il cuore di fronte ai sovrumani silenzi e agli interminati spazi? Interminato e sovrumano, queste inarcature della Jean Lemain, costituiscono lo spazio del pensabile in cui la mente umana, bocca e voce del più grande poeta lirico italiano, forse europeo, scopre la propria finitezza e quindi la sostanziale insostenibilità del silenzio, soprattutto di quella rappresentazione del silenzio sovrumano, dell'infinito insomma. Jacopone in una laudo la chiamava infigurabil figura e Dante chiude la commedia sulla medesima idea: non può la fantasia figurare, immaginare, creare fantasmi di ciò che non è immaginabile. E la dialettica tra il silenzio necessario e la voce che tenta di dire questo infinito tra Dante e Leopardi si gioca. D'altronde il fatto che Leopardi dedichi all'infinito un testo che si apre con sempre e si chiude con mare non può che ricondurre al gran mare dell'essere dantesco che all'inizio del paradiso così appunto definisce la realtà. L'infinito è dunque una figura infigurabile, un silenzio che tenta di prendere parola fra sempre e mare, indicibile di fatto, se non per accostamenti che la metafora realizza. Una tonalità sonora del pensiero è di fatto inudibile, il popolare, l'essere popolato da sovrumani silenzi crea paura. Il verbo spaurare e l'incipit della commedia, la paura dentro la selva oscura, ancora una volta, legano Dante e Leopardi. Cioè l'inizio della commedia e poi l'inizio del paradiso con l'inizio e la fine dell'infinito. Questa esperienza della stupefazione e del terrore, lo spaurarsi del cuore, dice Claudio Colaiacomo, che ha scritto un saggio bellissimo, Camera Oscura, uscito qui a Napoli da Liguori, anch'esso sommerso nel silenzio, dice che il pensiero configura il soprassalto del movimento di apertura del testo, che rappresenta un indeterminato che si è determinato. Sta ricorrendo alle categorie di Walter Benjamin della figura dialettica, dell'immagine dialettica che prende determinazione. In questo modo si attua la mediazione ardua tra significazione della lingua e quello che Merleau-Ponty, in un bellissimo studio sulla fenomenologia del linguaggio, diceva essere una sorpresa. Le mie parole sorprendono me stesso e mi insegnano il mio pensiero. A questo proposito voglio richiamare, soprattutto per i più giovani, perché vadano a leggerselo se lo cerchino in biblioteca, una ricerca, un volume che io stesso ho curato dopo la sua precoce, purtroppo scomparsa, di un carissimo amico di parecchi dei presenti, Giorgio Raimondo Cardona, e l'ho intitolato I linguaggi del sapere. Nella parte conclusiva c'è tutta una sezione dedicata alla vocalità, ne abbiamo molto discusso insieme, ma richiamo soprattutto la parte che si chiama modalità linguistiche della preghiera interiore, perché si lega direttamente con quello che sto dicendo e che per loro ti dice: le mie parole sorprendono me stesso e mi insegnano il mio pensiero. Cardona suggeriva una acuta riflessione intorno al fatto che le parole non sono il pensiero, ma che il pensiero viene elaborandosi sulla base di quello che lui chiamava un noema, cioè una miscela, una realtà composita fatta di immagini, di emozioni, di presenza corporea, fisica e di parole che tentano di rappresentare questo pensiero, insegnano il pensiero le parole. E soprattutto parlava del mantra, della preghiera mentale, delle formule Om, Mani Padme Om, e poi della preghiera continua, quella degli esicasti. Ma richiamava Giorgio un'esperienza molto interessante su cui qui a Napoli lavorava Gastone Pettenati, un personaggio praticamente scomparso. Oggi parliamo di silenzi, anche, cioè di silenzi nella cultura italiana. Non esiste una collezione dei saggi di Gastone Pettenati, mi piacerebbe molto riuscire a realizzarla andandoli a
ripescare, sono saggi lunghi 3-4 pagine, densissimi, che si estendono su un'area che va già con le parli alla fonetica e insomma tante altre cose. E lui parlava di un discorso endofasico ed endofonico e diceva, posso prevedere minutamente quello che dirò ad alta voce costruendomi un testo mentale, un testo che manderò a memoria e posso perfino figurarmi un dialogo. Se quindi l'endofasia, cioè la realizzazione di un discorso interiore, fa parte sostanziale della esperienza del silenzio che prende parola, Gastone Bettinati citava il caso di quelli che lui chiamava, non chiamava lapsus, perché diceva Tomaseo, dice a un certo punto, sono molto preoccupato, parlando della propria vista che cala, sono molto preoccupato per il destro invece di venire per il destino del mio occhio. Ecco, questo incrocio, diceva Bettinati, non è un lapsus in realtà, è qualcosa che incrocia la mano che sta scrivendo di Tomaseo con la voce interiore che risuona e che parla già dell'occhio destro che ha un problema. Ecco, questi incroci, per esempio, in filologia potrebbero essere di grandissimo interesse, perché mostrano che cosa il copista sta pensando nel momento in cui compie un errore, e non è un errore di lettura, è un passaggio tra una lettura interiore, una vocalità interiore e la realizzazione scritta. Ma se qualcuno è interessato, ne parliamo dopo, perché non voglio fare. Dicevo di Leopardi e passerei rapidamente alla vita solitaria. La lontananza, dice Antonio Prete, è descritta come lontananza e viene contemplazione del cielo dell'interiorità, in un punto in cui l'altissima quiete scandisce un orizzonte terrestre, limite del visibile e dell'udibile umani, e con i silenzi del loco si confonde. In questo punto di cui parla Leopardi vengono quindi a coincidere l'ultima attività dell'orizzonte, l'ultimo orizzonte, il silenzio che precede l'avvento della parola poetica, la quiete del mondo e della mente che incontra la propria fine nel silenzio quando sale nel più alto stato della coscienza e della conoscenza, come appunto nella conclusione della commedia e come in Riccardo San Vittore che Ezra Pound nel 1910 nello spirito romanzo conduceva da Dante Riccardo San Vittore. Approfitto per fare la window, abbiamo appena pubblicato presso Marsilio con un bravissimo allievo Renzo Fabiani, Dante di Ezra Pound, un libro rimasto nel cassetto di Vanni Sciaville per 50 anni, che abbiamo ritrovato con le bozze corrette, l'abbiamo pubblicato in modo filologico, quindi quelle bozze con tutte 50-60 anni di documentazione che abbiamo ritrovato all'archivio Arci Milano, fine della cucina. Credo di avere lo 0,5% di diritti d'autore. Un movimento di questo genere mi pare molto interessante perché se voi andate a chiedere, forse lo danno anche il manoscritto, comunque si trova in internet, il manoscritto di Leopardi, vedete che al terzo verso, dove oggi tutti leggiamo e l'ultimo orizzonte del Guardo Escude, c'era prima del celeste confine il Guardo Escude. E queste correzioni, come una di voi mi ha fatto notare una volta durante un seminario, la vostra coetanea in Sicilia, quella penna cambia inchiostro. Tutti i filologi si sono accorti di questo, cioè che Leopardi corregge con un altro inchiostro, ma nessuno ne ha dedotto quello che quella ragazzina di 16-17 anni ha capito, cioè il tempo di cui c'è stato bisogno perché Leopardi tornasse con una correzione successiva. E infatti, se andiamo a cercare il 3 ottobre del 1821 nello Zibaldone, troviamo che la celebre, per i professori soprattutto, affermazione ultimo è uno dei vocaboli come mai più l'ultima volta che servono a descrivere con parole poeticissime l'infinito, sono grande effetto per l'infinità. Dunque quella correzione avviene intorno al 21 probabilmente e lui non si accorge che sta, in realtà forse se ne accorge non lo dice, che sta citando Petrarca che nella canzone 28 aveva scritto dell'ultimo orizzonte parlando del mare infinito che si trova davanti a Lisbona, l'oceano straniero. Esiste dunque tra la
la prima vocalità che emerge e la successiva sedimentazione di prove e di aggiustamenti verbali, un equilibrio delicato tra corruttibile e incorruttibile, infinito e finitezza, che le prove manuali ci mostrano. C'è dunque un ponte dall'infinito al resto dell'opera leopardiana, fino per esempio al pensiero dominante, dove si sperimenta la spazialità terribile, dice, del pensiero puro, nel suo stagliarsi di fronte al silenzio, che si conserva fin dentro lo sbocciare della voce e che insomma resiste nel cuore della lingua, mentre questa lingua cerca le parole per nominare la realtà, le cose, le idee, facendo figura con le parole del pensiero che si sta organizzando e che non è già organizzato in parole. Dolcissimo, possente, dominatore di mia profonda mente, terribile ma caro dono del cielo, siccome torna in solitario campo, tu stai solo gigante in mezzo a lei. Questo è la torre del pensiero dominante, l'arx mentis di tutta una ampia tradizione medievale che Leopardi conosce bene. Il pensiero dunque giganteggia come torreggiando sui campi sterminati o interminati, meglio, della mente umana, nella quiete profonda della solitudine. Ed è in questo punto che il pensiero sconfina e diventa proprio sconfinato mentre compie l'esperienza pura del confine, dell'ultimo orizzonte, il limite cioè che la parola costruita dal vuoto da cui nasce oppone al senso, sembra annullarsi nella cavità al di là del senso, nel senza fine. Questo ponte che lega lo Zibaldone ai canti traduce l'impalcatura del pensiero eratico nel respiro misurato del canto e fa sbocciare in un'armonia fluente di ritmo gli sbalzi, le interruzioni, i dislivelli, le pause di un lungo ricercare nel silenzio e nel vuoto. Pensiero dominante ancora, per lo mortal deserto lungo l'alte vie dell'universo intero. E mi pare che qui proprio siamo a recuperare nell'universo intero con le alte vie, l'alta fantasia dantesca e ancora una volta a diversi ponti per lo grammare dell'essere, laddove il Dio va prima di naufragare. Simone Weil, in un grande libro pubblicato dopo la sua morte, si chiama La pesantezza della grazia, Franco Fortini traducendola scelse la formula l'ombra e la grazia, per così dire, sottraendo pesantezza alla pesantezza prima che venuta all'ombra, chiamava questa operazione in cui la mente genera l'evento del diventare parola, la chiamava decreazione, come una desistenza nella mente che precipita in una sorta di bianco originario dopo aver tentato di dare forma di parola al pensiero, poi sta lì immobile, giunta al punto supremo in cui c'è l'infigurabile, il ritorno al silenzio in cui il canto della voce si raccoglie tutta, vedremo con le parti lontanando, morire a poco, come uno dei più bei versi che sono mai stati scritti, la mente umana, un verso notturno, un verso sonoro, un verso in cui questo morire a poco, che è la figura della vita umana, sta allontanandosi, ed è proprio l'esperienza della spazialità della voce che lontanando nella notte fa cenno alla morte. Sentite che bella la frase, siamo nella sera del Dio di festa, e sentite che bella la frase di Simone Weil, che vi traduco. Se Dio chi par amor se lo tiene nu, ha fatto un pulso l'enea. È Dio che si sottrae a noi affinché noi possiamo amarlo, perché se noi fossimo esposti o regolano diretto il suo amore, all'irraggiare diretto del suo amore, senza la protezione dello spazio, del tempo e della materia, saremmo, attenti alla frase molto interessante, non saremmo evaporé con lo o solei, saremmo evaporati come l'aria al sole. Non ci sarebbe abbastanza io in noi, assez de je en nous, per abbandonare le je par amour, per abbandonare l'io per amore. Se un bel raggiunge dei momenti mistici, ma è forse in Occidente colei che pensa più alla tradizione negativa dell'immaginazione, quella che lei in un altro luogo, sempre dalla presentazione della Grasse, nel capitolo che si intitola L'immaginazione combleuse, l'immaginazione che riempie, lei andando contro la lunga tradizione platonica e neoplatonica, per cui l'immaginazione creatrice, colei che dà voce, dà parola dentro l'artista, Michelangelo, si toglie materia e per forza di levare si dà voce, consistenza
attraverso l'immaginazione alla realtà interiore. Lei è contraria a questo e dice l'immaginazione rischia di boucher le fissure par où passerait la grâce. Ci sono fessurazioni dell'essere, fessure interiori, che l'immaginazione boucher, tappa, ci mette come la calce. Queste fessure dell'essere, io me la figuro immaginandomi Alberto Burri, immaginandomi Gretti Burri, c'è uno bellissimo a Capodimonte, immaginandomi i tagli di Lucio Fontana, queste sono le fessure dell'essere. Lucio Fontana ci parla di là della tela per cogliere l'infinito buio, il silenzio, e portarlo al di qua, farlo diventare presenza visibile. Ecco come nell'arte contemporanea si fa voce dal silenzio, si fa parola dal bianco. E Simone Weil richiede invece che l'immaginazione congliosa sia lasciata fuori, perché non rischi di tappare il buscemo, che è molto basso, tappare le fessure del messo. Tornando a quell'altro passo, dice, sta a noi, per sé le crampus stesse dentro, siamo noi che dobbiamo attraversare lo schermo per smettere di essere. Esiste una forza dei fuga che sfugge, come c'è la forza centrifuga, c'è la forza dei fuga, altrimenti tutto sarebbe Dio. Bene, l'usseriose la vorrei con l'opo solei. Quando leggo questa frase non posso non pensare a Mila Baudelaire, all'inizio dei diari di Baudelaire, Mon cœur mis à nu, dove c'è quella famosissima frase che dice l'évaporation du moi, tout est là. Quando l'evaporazione dell'io, parla proprio di evaporazione dell'io, è una delle componenti basilari, perché prenda figura dal vuoto questa parola. Se c'è un poeta che io credo è stato molto attento anche a Leopardi, come lo sarà poi un grande filosofo come Nietzsche, è proprio Baudelaire. Fernando Pessoa, recuperando Inquietum est cor nostrum, cioè Sant'Agostino, l'incipit delle confessioni, nel libro Desastro Sego, cioè il libro dell'inquietudine, traduce letteralmente Baudelaire: lo ha sosseguo fondo do meu coração. Questa è la traduzione di Inquietum est cor nostrum, non c'è tranquillità nel fondo del mio cuore. E poi aggiunge: tutto se ne evapora, tutto evapora in me. L'esperienza dunque dell'evaporazione dell'io, che troviamo nell'ordine in Baudelaire, Fernando Pessoa e Simone Weil nell'arco di 80 anni, è una delle grandi esperienze, mi pare, di questo costituirsi come luogo in cui l'io svaporando lascia la traccia della voce che l'io ha dato in forma di parola all'ispirazione, che non è più ispirazione creatrice, ma una grazia che passa attraverso le fessure dell'essere. Questo sacrificio della realtà e della sua rappresentazione costituisce infatti la protezione del pensiero poetante. Nell'arte del nostro tempo si passa da questa evaporazione dell'io al residuo ultimo della materia. Le due cose in Italia vanno in parallelo. Ho richiamato Fontana e Burri, ma potrei richiamare Giorgio Morandi, il cui culto della polvere, o anche Francis Bacon, il cui culto della polvere era una cosa decisiva. Si sa benissimo che Morandi raccoglieva la polvere che le sorelle su suo ordine lasciavano nello studio per depositare sulle cose, perché diceva: io non dipingo bottiglie, io dipingo il tempo che si è deposto sulle bottiglie, il tempo del mio sguardo depositato sulla bottiglia. Dunque quella polvere è fondamentale, è la polverosità metafisica con cui lui, adesso questa luce formidabile, rappresenta il tempo delle cose materiali, quindi il tempo della finitudine, della morte che è già lì dentro le sopra le bottiglie, fa parte sostanziale del suo prendere parola. Questo sguardo aniconico, questo sforzo aniconico, lo vedrei anche, dicevo, Francis Bacon, il quale usava la polvere che dominava in quel caos del suo studio e
stato ricostruito esattamente come era stato lasciato da lui alla morte in un museo, e lui sappiamo bene che usava la polvere per impastare i colori, per cui deformava la figura umana. Giorgio Agamben, seguendo Gilles Deleuze, che insieme con Foucault e Derrida ha lasciato pagine importanti su questa tematica della significazione zero, di lontana la traccia, il gesto come residua volontà di presentare, di rappresentare. Agamben ha ricostruito una potenza di categoria aristotelica, la potenza della potenza. C'è cioè una potenza di non. Tutti ricordate Bartoli, il famoso, almeno lo spero, se non lo vedo già decenni di sì, se non lo ricordate andate a leggere questo bellissimo testo di Melville, quel signore che diceva "you prefer not", preferirei di no, preferirei non fare, preferirei non trasformare in atto la potenza. Ecco, qui mi pare in questo preferirei di no, quella che Agamben definisce la figura del nulla da cui proviene ogni creazione, il puro annuncio dell'apparire, potenza perfetta che solo un nulla separa ormai dall'atto della creazione, giacché in lui l'attenzione messianica dello studio si è rovesciata, forse è andata oltre se stessa. Chi può tacere nel silenzio senza lasciare che sia il silenzio che taccia in lui? Può tacere solo chi ha potenza di parola, cioè chi può anche non parlare oltre a parlare, chi ha potenza di scrivere può non scrivere, così come un bellissimo esempio che Agamben riporta, Glenn Gould è l'unico che può non suonare il pianoforte, perché un maestro come lui, questa maestria, può tenerla in potenza. Mi pare molto importante questo ritornare ad Aristotele, riabilitando la potenza della potenza. La potenza in sé, cioè l'energia, la dynamis del fare, che non deve trasformarsi in atto, necessariamente. Tutti i lavori di Agamben sull'inoperosità dell'uomo, che sono le ultime ricerche di Sartre, raccontate da noi a Cambiano, vanno in questa direzione. La maestria conserva e esercita nell'atto non la sua potenza di suonare, ma quella anche di non suonare. Questa potenza di non mi pare di poterla ritrovare, ma il discorso sarebbe troppo lungo e quindi lo taglio qui, in molte premesse delle poetiche e degli esiti estetici del nostro tempo. Duchamp, Beuys, Fontana, l'ho già citato, ma vorrei aggiungere anche Giuseppe Benoni, forse Anselm Kiefer, forse Claudio Parmigiani, Michelangelo Pistoletto, quindi qui rappresentazioni mi pare di cogliere questo elemento della poesia. Rimane la musica nella sua leggera, felice, liquida, aerea e eterea immaterialità, l'arte delle muse, la musica, metafisica e spirituale proprio degli antichi, disciplina dell'armonia e della concordia fra diversi. Leo Spitzer, che ha dedicato al tema L'armonia del mondo, un libro molto bello, che ho fatto pubblicare dopo 39 anni di silenzio da Lurino, nel 1967 è uscito, nel 2006 è ritornato, ho permesso un'introduzione che se qualcuno avrà la gentilezza, pazienza da vedere, è colma anche di proposte di questa direzione, soprattutto della località. Poi il Mulino ovviamente per risparmiare ha portato via l'introduzione, ha pubblicato in Tascabile per la storia dei libri e di queste case editrici. Ricordava Filolao. Bene, Filolao, Spitzer non cita esattamente questo passaggio, ma nei frammenti dei presocratici c'è questa meravigliosa formula che Filolao utilizza, e cioè per fare armonia, per costituire armonia, occorre mettere insieme armoniosamente i diversi. Lui sta parlando della musica, con una sola nota, non so Riccardo, ma non si fa musica, io credo, occorrono diverse note. E Filolao parla anche di politica, ovviamente, in questo senso, e dice solo l'armonia dei diversi nella polis costituisce la città, cioè la politica. Non si dà identità, dobbiamo essere tutti diversi nella unità armoniosa delle nostre differenze. Mi pare un messaggio per il nostro tempo formidabile. Lo sforzo dunque di inglobare nulla è
silenzio, vuoto, assenza nell'opera d'arte è attuato, ho citato i 4 minuti e 33 secondi di Cage, potevo forse accennare, ma dato che non sono uno specialista, invece ce ne sono in aula specialisti, vado via, ma insomma i prelude di Debussy, con le lunghissime sospese note giocate sul pedale, soprattutto le pause, gli addolcimenti nel Bartum delle dissonanze di Schoenberg, e poi forse Pierre Boulez, la terza sonata per pianoforte, un testo importante, troppe costellazioni, colmi di silenzio quasi fino a scoppiare, e poi di qua invece Mallarmé, la pagina bianca, e magari anche Joyce in Finnegan's Wake. Ho accennato prima a Lucio Fontana, ma questa frase mi sono appuntato, mi pare importantissima in ordine al silenzio e al vuoto e allo spazio vuoto. Lui, quando gli chiesero che cosa voleva, forse rappresentare, gli dissero la ferita del mondo, rispose: no, nessuna ferita, io voglio cercare l'infinito invece, voglio trovare la luce nera che è di là. Il senso della misurazione del tempo è finito, l'uomo diventa come Dio, diceva Alfonsi in quella bella intervista che poi è uscita in autoritratto, che è stato finalmente ripubblicato di recente. La mia arte, diceva ancora Fontana, è tutta puntata su questa purezza, su questa filosofia del niente, che è non un niente di distruzione, ma un niente di creazione. Ecco, credo di poter regalare, soprattutto ai giorni, questa stupenda definizione di Lucio Fontana, un niente di creazione, che è forse la più efficace figura del silenzio, della decreazione della Verne, che raggiunge quel luogo in cui incomincia a creare dal niente di creazione. Non un niente di distruzione. Il taglio, il buco, non è la distruzione del quadro, è proprio una dimensione, dice, al di là del quadro. Quindi si tratta non di rappresentare il nulla, ma di iscrivere il nulla, il silenzio dentro la propria creazione. E andatelo a cercare questo autore teatro di Carlo Alonzi. E anche questa frase. Si svegliano, la polvere sembra eterna, sembra l'unica cosa che durerà per sempre. Una bellissima formulazione. La polvere sembra eterna, proprio perché il tempo in lei è completamente consumato, si è raggiunto proprio questo ritorno al vuoto, alla decreazione del punto in cui si può incominciare in quell'attimo. Alla polvere e al silenzio vorrei accostare la briciola e farvi notare che soprattutto nei dialetti settentrionali italiani mica, cioè la parola latina per dire la briciola, nega, e si dice non è una briciola vero, non è mica vero, non è una cosa, è il resto della cosa scomparsa, dissolta, che tende al silenzio, che ha perduto la sua voce. Questa scelta verso l'assenza, il silenzio, la sottrazione, l'atto creativo dell'artista diviene di fatto un gesto filosofico, perché non rifiuta né mira a svalutare, ma al contrario riconosce, assume, tematizzandola e figurandola, la propria imperfezione irrinunciabile, che è appunto l'idea di Leopardi e prima di lui di Dante. Nel 1902 a Parigi arriva di Amiche e va a trovare Auguste Rodin, un importante scultore a cui molto deve l'arte del Novecento. Quattro anni dopo ci arriverà Constantin Brâncuși, il grande scultore rumeno, che starà lì a lungo a lavorare fino al suo uomo, alla sua forma essenziale. Quindi, come vedete, la ricerca michelangiolesca per forza di evare la si ritrova anche lì. E l'incontro, non so se mai realizzato, tra Rilke, Rodin e Brâncuși è una figura dell'arte contemporanea di grande interesse. Sentite come Rilke, in una lettera a lui Andreas Salome nel 1903, l'anno dopo il suo arrivo, abbozza la sua poetica. In qualche modo devo giungere anch'io a fare cose non plastiche, cose scritte, realtà che scaturiscono dall'arte. In qualche modo anch'io devo scoprire il più piccolo elemento fondamentale, la cellula
senso di rappresentazione tangibile, immateriale per ogni cosa. E in quegli anni, appunto, Rinconci, nei suoi aforismi, afferma qualcosa che è molto vicino a quello che sta dicendo Rick nella ricerca dell'immateriale. E dice, parlando proprio del gesto con cui si crea, le cose non sono difficili da fare. Il difficile è porre noi stessi nello stato giusto, opportuno per farlo. Collocarsi in uno stato capace di questo luogo di decreazione, a cui mi pare proprio l'arte del nostro tempo facente. Il tema dell'aforismo a Rinconciano è la concentrazione, la creazione del vuoto interiore che sia pieno di dinamis, di potenza. Ancora nel diario parigino, in questo viaggio a trovare Rodin, nel novembre del 1902, lo ha tradotto per Einaudi l'Adrina Lavagetto, Rick ha una serie di giornate successive che rappresentano quanto di più intenso io conosca nel tentativo di fare diario, cioè quotidiano, della esperienza della fessura dell'essere attraverso cui può passare la grazia. Sentite. La brutalità del silenzio insita nella prima parola, l'immenso peso della prima parola. Oh, questo mio desiderio di poter dare inizio e sempre queste vie sbarrate, che ne rimane del mio lavoro? Tutto rimane sul fondo, sono indicibilmente angosciato, triste e solo, abbandonato. Siamo il 19 novembre, il 20, sono come una cosa perduta, come un animale che non appartiene a nessuno, come una bandiera su una casa vuota, così sono io. Così solo, sconsolatamente solo e povero. 25 novembre si concentra sull'attesa della parola, in questo vuoto che non riesce a colmare, in questo spasimo di parto, evidentemente, il travaglio, il lavoro che diventa travaglio per il parto, non è il caso se nei dialetti meridionali travagliare, travagliare, ed è ancora il travagliare della tortura della tradizione medievale. E che in francese è il travaglio come lavoro. 25 novembre, ho la sensazione che sia domenica, se fosse in vero direbbe ho la sensazione che sia sabato, cioè che sia giunto il tempo messianico, che l'attesa dell'avvento della parola che si fa carne e giunge tra noi si stia realizzando. È la messianicità di questo evento di attesa che Rick sta sottolineando. L'inverno intero sembra essersi condensato in questi 5 giorni. Ora è passato il tempo della settimana, è domenica, è sabato. Il 26 sottolinea giorni di tentativi e poi vuoto. Inutile cosa perduta, osso di seppia abbandonato sulla spiaggia dalla risacca. Questa definizione, montanianamente, proporrei per Rilke, un creatore svuotato, privato della grazia dell'ispirazione, in attesa che la parola prenda nel silenzio voce, anzi che la voce si riempie di parola. Questa vocalità che è grido aperto, come diceva benissimo Posidonio nella introduzione molto bella che mi fece l'onore di regalarmi per il mio libro, quando diceva la voce è profondamente distinta da distinguersi dalla parola e insomma creava una sorta di scienza della vocalità che non è scienza linguistica, è scienza di come dentro la voce, come grido che interrompe il silenzio, viene a prendere corpo la parola. Penso anche alla pietra prosciugata di Ungaretti, come questa pietra di San Michele, penso a queste esperienze di Paul Celan, gusci di chiocciola non desultati, non ve la leggo in tedesco, sono parole veramente lunghe e complicate, piene di un lauto che preferisco fare. All'inizio del ciclo drammatico dell'attesa, proprio nel senso teatrale, Rilke, il 4 novembre, aveva cominciato parlando del vuoto, del silenzio, del nulla, della mancanza di questa voce ispiratrice, la voce che crea, e diceva ancora niente lavoro, nulla. E la giornata è di nuovo una festa, il cielo di quell'azzurro pallido, silenzioso, lontano attraverso il quale, se sapessimo volare, cadremmo anziché salire. Ecco, questo cadere abbracciato nel silenzio nel momento in cui stai aspettando
la parola è ciò che Agamben ancora una volta ha alla fine un saggio molto bello intitolato La fine del poema, che si trova in categorie italiane, ha riconosciuto come l'evento di un silenzio che torna dopo che aperta la voce, questo silenzio è stato interrotto e è divenuto un silenzio ricco di creazione e di intensità. Vado a chiudere. Lo sguardo dell'artista riflette sulla propria natura di creatore impotente, per così dire costretto a dare inizio all'opera e combattere il silenzio, il vuoto, il nulla che si stende davanti a lui nella mente e nella realtà del foglio, della tela bianca, dello spartito ancora vuoto, prima che la creazione abbia luogo. L'angoscia di fronte alla pagina, alla tela bianca, al cubo in forme di marmo, a proposito di quel cubo di Giacometti, c'è un bellissimo saggio di Dieberman che vi invito a leggere, che racconta proprio la connessione tra quella scultura, che non è propriamente un cubo, è un poliedro, e la morte del padre, che in qualche modo diventa quella scultura di quel poliedro. E diventa il dare inizio a qualcosa dopo che la morte è avvenuta. Prendere l'iniziativa, iniziativa e iniziazione, Curtius, aprendola, chiudendo la letteratura europea medievo latino, diceva la memoria iniziatrice, iniziative e rinnerum, la memoria iniziatrice può portarci via dalla stasi pericolosa della depressione. Lui ha in cura da Jung a titolo personale e come studioso scrisse la letteratura europea medio-latino, che si chiude proprio con il riscatto della memoria viva che dà inizio e che è iniziatrice in questo senso, l'aggettivo initiativ in tedesco che lo invalda proprio in questo senso. Bene, chiudo con Agostino, come bisogna fare, bisogna sempre incominciare da Agostino, dal libro senza il quale non ci sarebbe stato probabilmente Freud o Proust, figuriamoci, tutte le Bergson, tutte le riflessioni moderne sul tempo e la memoria, quei capitoli decisivi, il libro 10, 11, 12 e 13, le riflessioni sono quanto di più moderno possiamo immaginare, senza quelli non usciremo dalla mentalità greco-latina. Agostino, nella De Civitate Dei 12-20, riconosce all'uomo una delega divina a creare nell'esistente e dice che dopo aver creato il mondo, avergli cioè dato principium, Dio sentì il bisogno di dare principio a qualcosa che potesse dare inizio. Principium, la creazione di Dio, e initium, la creazione dell'uomo. È una piccola sfumatura su cui Hannah Arendt poi Roberta De Monticelli hanno richiamato l'attenzione, molto importante. L'uomo assimilato al creatore non dà principio alle cose che hanno già avuto principio, perché in principio era verbo. L'uomo riempie di parola quel verbo che si è incarnato e che è la voce creatrice e dà inizio, la iniziativa alla realtà. Riflettere quindi su queste due categorie attraverso il capitolo d'azione di vita attiva di Hannah Arendt è interessante, perché Hannah Arendt, seguita dalla De Monticelli, sottolinea che Dio crea ex nihilo, mentre l'uomo dà inizio dalla mente, trascorrendo alla mano che scrive o che scolpisce, o alla voce che racconta, che dice. E diceva ancora Agostino, etimologizzando, non si chiama principio, nel senso che fu fatto per primo, dal momento che Dio aveva già fatto gli angeli. Questi sono ragionamenti teologici che possiamo anche lasciar perdere. È molto interessante che Agostino distingua. Dio in principio creò l'uomo perché desse inizio alla storia. E mi pare che questa posizione sia esattamente quella che commenta Hannah Arendt. Non è come l'inizio del mondo, ma è l'inizio di qualcosa, anzi di qualcuno che a sua volta è un iniziatore. Ancora Arendt, con la creazione dell'uomo il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso
E naturalmente questo è solo un altro modo di dire che il principio della libertà, ancora una volta la politica, fu creato quando fu creato l'uomo, non prima. Solo con l'inizio della storia entra la libertà della scelta, e non è un caso se il libero arbitrio è al centro della commedia, proprio nel senso geometrico che i canti 16, 17, 18 del Purgatorio, il centro fisico della commedia, sono tutti dedicati alla libertà della scelta umana. Nell'attimo in cui dà inizio a qualcosa, dunque nell'atto creativo, il pensiero umano, conquistato ormai il silenzio, rinuncia a immaginare gli interminati spazi e i sovrumani silenzi e la profondissima pietra da cui ho preso le mosse. Cancellata ogni traccia di figura, ogni rappresentazione, rimane solo lo sguardo, come insegna in uno stupendo aforisma degli 8 quaderni in ottavo Franz Kafka, con cui voglio chiudere. Tre cose, dice Kafka: vedere se stessi come una cosa estranea, dimenticare ciò che si è visto, conservare solo lo sguardo. Tuo finale, quello di Sant'Agostino, un autore che io vedo tutti quanti noi caro, no?
comunicazione, chi non legge di civiltà tedesca, se non lo fate, fatelo così. Allora tu hai detto che, e citando Sant'Agostino, che Dio ha creato l'uomo affinché l'uomo desse vita alla storia. Sentiamo in un certo modo in questo tuo finale quasi, come dire, una delega, che la tua relazione da tutti quanti noi, siamo qui, creati da Dio, con una delega precisa di dar vita con le nostre gambe, con la nostra mente, con la nostra voce, dar vita alla storia, alla nostra storia, alla storia del presente e alla storia del futuro. E io ti ringrazio di tutti questi insegnamenti scientifici, ma anche di vita, che hai dato a tutti quanti noi. Do adesso la parola al collega Matteo Palumbo, evito di presentarlo, lo conosciamo tutti e molto bene, e ci parlerà delle voci del deserto. Io naturalmente dovrei prendermela con Silvia, che mi fa parlare dopo parlare con Bologna. Come faccio a prendermela con Silvia? È praticamente impossibile. E poi a Corrado Bologna io potrei solo contrapporre una quantità di sentimenti, una ricchezza straordinariamente coinvolgente dei suoi riferimenti. Potrei opporre a John Cage, da cui mi è partito, solo la voce del silenzio di Nina. Potrei aggrapparmi a quell'autorità, ma non lo faccio. Però qui in qualche modo a sopravvivere facendo la mia parte. Il mio Le voci del silenzio, Le voci del deserto, scusate, come vedete il contagio di Corrado forse, Le voci del deserto in realtà vuole essere un intervento al cui svolgimento, appunto, fa la premessa un titolo così enigmatico, Le voci del deserto. L'intervento di oggi, dicevamo, ha come obiettivo un confronto ravvicinato tra Foscolo, un passo di Foscolo, e uno analogo e totalmente differente del Leopardi, di cui abbiamo sentito parlare così magistralmente. E più che analizzare un passo, si tratta di cogliere la persistenza di una immagine comune ad entrambi gli autori e metterla in evidenza e provare a capire il senso che ha questa persistenza. L'immagine di cui qui è questione è appunto il deserto. E una tale parola, come capite, possiede una forza particolare e si offre come una sorta di grande simbolo, di un simbolo rivelatore, di un simbolo illuminante, perché il deserto fissa il nucleo di un ragionamento possibile intorno all'idea stessa di poesia che i due autori hanno. Lo scopo del mio ragionamento non è descrivere un ennesimo capitolo del confronto tra i versi di Foscolo e i versi di Leopardi e verificare il grado di intertestualità che li collega. Piuttosto cerca di rilevare la ripetizione e insieme la differenza a cui una figura poetica, letteraria, culturale è sottoposta. Foscolo e Leopardi sono rispettivamente, per quello che mi riguarda, all'inizio e alla fine di una storia poetica. La loro opposizione è sistematica, al punto da arrivare al capovolgimento delle idee, delle parole dell'uno, cioè di Foscolo, nella riflessione, nell'esperienza poetica dell'altro, cioè Leopardi. Questa antitesi è del tutto radicale, esplicita, consapevole, e permette di identificare, riconoscere il centro delle loro specifiche e distinte poetiche. Consente, in altre parole, di definire il cuore pulsante dei loro mondi. Ripetendosi e insieme però mutando di senso e di valore, la figura del deserto impedisce qualsiasi sovrapposizione, qualsiasi, come dire, confusione tra le loro filosofie della storia e riflette nei ricerchi di giudizio sulla vita e sulla morte, con l'intero carico di valori, di principi, di comportamenti che ciascuna delle due posizioni determina. Eppure, però, lo sappiamo, Leopardi si nutre di Foscolo, si nutre delle sue parole e delle sue idee, e tuttavia però egli attraversa queste parole, queste idee e le mica, le passa a contrappeno per arrivare a costruire una poesia altra e diversa, una poesia, come sappiamo, senza nome, come gli stesso la classifica. Alla luce di questa differenza, la differenza inconciliabile e
necessaria, c'è tuttavia, ed è sempre con sorpresa che mi capita di vedere questo, qualcosa che attira Leopardi verso Fosco. E noto che Leopardi intendeva scrivere qualcosa che rassomiglia a Sensiburg, un carme della stessa natura, della stessa ambizione, della stessa portata. E in una delle note stese alla fine degli anni venti, all'interno di pensieri che sembrano costituire una ricapitolazione delle questioni essenziali della propria personale cosmografia, Leopardi osserva: tanti lirici del genere dei sepolcri. L'enunciato è ellittico. Sembra solo l'affiorare di un pensiero sommerso, che trova la propria formulazione sintetica in questa, appunto, in questo pensiero abbreviato, che è concentrato come un enigma. Che cosa significa questa affermazione? Se dovessimo sciogliere la frase e provare a interpretarla, potremmo congetturare che Leopardi sta aggiungendo tra i suoi propositi delle cose da fare, sta aggiungendo il progetto di un carme lirico del genere dei sepolcri. Un carme, cioè, che abbia la profondità speculativa, teorica, l'ambizione dell'opera foscoliana e la sua, appunto, idea sublime. Si può ritrovare, in altre parole, in questo appunto leopardiano, la genesi di un progetto che, a somiglianza della grande idea lirica teorizzata da Foscolo, metta in gioco, sulla base appunto di un grande modello di chiave che è centrale per questo tipo di riflessione, metta in gioco i principi universali ed eterni della vita dei bambini. Se si trasferiscono questi propositi dentro la storia dei canti, la conformazione che il libro leopardiano ha, si può azzardare che la ginestra, proprio la ginestra, porti a effetto questo disegno, e si può sostenere che il componimento napoletano degli anni tardi della vita di Leopardi sia l'esatto equivalente, in chiave però tutta leopardiana, del Carmine di Fosco. Sia l'esatto equivalente per ampiezza di orizzonti speculativi, per ambizione appunto speculativa, e anche per complessità strutturale, argomentativa e architettonica. Questa correlazione, tuttavia, non implica nessuna prossimità, anzi serve a illustrare, e lo fa come meglio non si potrebbe, la discordanza, la così radicale differenza delle loro reciproche costruttive. Partiamo dai sepolcri, è un passo forte, e me che i tempi, il desio d'onore, fanno per diversa gente il fuggitivo, me ad evocare gli eroi chiamino le muse del mortale pensiero animatrici. Siedono i custodi dei sepolcri, e quando il tempo con le sue fredde ali li spazza fin di rovine, le pimpelee fan lieti di loro canto i deserti, e l'armonia vince di mille secoli il silenzio. Questo passo ha un'importanza cruciale nell'economia dei sepolcri. Mette in scena i temi, le forze, i principi che si contrastano l'uno con l'altro nella tessitura del carme. Tessitura è una parola foscoliana, non c'era bisogno di arrivare agli strutturalisti perché ci fosse questa attenzione così sofisticata alla microfisica di un testo. In un unico blocco si fondono ufficio e contenuto della lirica, la natura è mortale, finita della vita dei uomini, e l'azione potente, vitale, che la poesia assume dentro la loro storia e dentro la loro civiltà. Evocare gli eroi è precisamente per Foscolo lo statuto, il compito, il destino della poesia lirica. In un breve scritto che riguarda l'identità della lirica, Foscolo così la definisce: la poesia lirica canta con entusiasmo le lodi dei numi e degli eroi. La religione e i fasti delle nazioni furono i primi ad ottenere per mezzo della poesia lirica monumenti perpetui dalla letteratura, da che questa poesia emanò non tanto dalle tarde istituzioni sociali, quanto dall'entusiasmo naturale alla mente dell'uomo, e non frenabile quasi quando è mosso da forti e
perpetue passioni, finché gli uomini non avevano se non il canto tutta la loro storia e le loro leggi religiose e politiche dovevano necessariamente trovarsi nella tradizione delle loro canzoni. Un passo su cui è inutile ancora richiamare come la derivazione di Chiara, che però capite è centrale ed è cruciale, e serve per sancire appunto un senso della poesia. Un senso della poesia che, come capite, sta qui perché rappresenti la storia degli uomini, le loro leggi religiose e politiche. Per questa ragione, dunque, che investe la genesi, l'origine della poesia, la sua funzione e il destino, le muse sono capaci di dare anima, e cioè vita, al pensiero degli uomini. Un pensiero che è, per sua natura, ovviamente, mortale. La parola mortale possiede un valore cruciale nella semantica foscoliana. Mortale è l'equivalente di uomo. Foscolo adotta l'epiteto perché proprio questo epiteto riassume la condizione, come dire, insuperabile, inaggirabile del destino di ogni individuo. In questo modo richiama la questione, il problema nel senso il problema decisivo, cruciale, da cui deriva l'intera questione del carne. L'attributo mortale rappresenta il destino fatale degli uomini. Essi appartengono dolorosamente, implacabilmente, al regno della notte, al dominio dell'oblio. E in questo passaggio del testo la parola mortale riappare però bilanciata da un altro termine chiave, e si tratta del lemma animatrici. Contrapposta al mortale, questo secondo attributo definisce, evoca, il miracolo di una esistenza che riprende vita e che si prolunga oltre il ciclo biologico che è assegnato ad ognuno. Un unico verso, dunque, le muse del mortale pensiero animatrici, contiene nella successione delle sue parole, dei suoi lemmi, l'intero percorso argomentativo che Foscolo ha compiuto, che sta qui arrivando all'ultimo suo stadio. Dunque protagoniste di un miracolo che rianima la vita e la conserva oltre la morte sono le muse. Esse siedono custodi dei sepolcri, e quando il tempo con sue fredde ali spazza fin le rovine, le pimplee fan lieti di lor canto i deserti, e l'armonia vince di mille secoli il silenzio. L'erbo siedono qui, le siedono custodi, corrisponde al greco exomai, gli ha un valore sacrale. In una nota all'esperimento di traduzione dell'Iliade, Foscolo lo spiega così: è verbo solenne in Omero e lo assegna a tante e diverse situazioni d'animo e di corpo che il nostro sedere, meno abbondante di significati propri e traslati, tradirebbe le più volte l'intendimento del poeta. Le muse contrastano la potenza distruttrice del tempo, che trasforma le cose e ne cancella la forma, ne azzera la forma. Tuttavia, come nel caso della parola mortale, anche in questa cornice c'è una forza antagonista che resiste alla legge del disfacimento e si sottrae al suo impero. Si tratta proprio del canto delle muse, che vince deserti e silenzio. Il trionfo del tempo, il trionfo della morte, incontra un antagonista, come dire, resistente, inaggirabile, che è invincibile a suo modo, e questo antagonista sono appunto le muse che fanno lieti di lor canto i deserti, fanno lieti, in altre parole, rendono fertili, vivificano. L'aggettivo è in correlazione con il lemma che abbiamo incontrato prima, animatrici, ed esalta in maniera simile la funzione, come dire, vitale delle muse. Il canto delle muse, che si prolunga al di là delle rovine disperse, accumulate, sedimentate dalle ali del tempo, quella polvere appunto di cui Corrado parlava così bene prima, questo canto delle muse si contrappone dunque ai deserti. Se questi sono figura della morte e del tempo, il simbolo stesso, l'incarnazione, l'immagine vivente
della distruzione di ogni cosa che si muova sotto il cielo, il canto delle muse, al contrario, è la personificazione stessa della potenza miracolosa della lirica. Essa permette che, oltre il deserto del tempo, resista la memoria vivente degli eroi. Anche se la loro esistenza fisica si spegne, muore, si perde, la lingua della poesia ne salva la memoria, la consegna ad altri uomini, la protegge per altri spiriti forti e permette che essa duri nella lunga durata, appunto, dell'humanitas. Come il canto vince i deserti, così l'armonia vince di mille secoli il silenzio. L'opposizione tra i legni riproduce il conflitto principale su cui ruota la questione stessa dei sepolcri. Il conflitto, la lotta tra la vita e la morte. La lotta qui rappresentata nel contrasto tra canto e armonia da una parte e deserti e silenzio dall'altra. Le forme e la voce della poesia diventano il mezzo per sfuggire alla legge mortale delle cose. La voce attraversa il silenzio e i deserti, va al di là dei loro confini e crea una seconda e altra vita. La crea nella memoria delle comunità e nella lunga durata dell'humanitas. Il sintagma di mille secoli di silenzio conferisce al testo quella dimensione cosmica indispensabile all'argomentazione sublime che Foscolo sta svolgendo. E quasi a conferma, queste considerazioni sono illustrate da un esempio. Ed oggi nella Trovade inseminata, eterno splende ai pellegrini un loco. La transizione ed, quella transizione ed oggi, che ha sempre un ruolo cruciale nel passaggio argomentativo di Sepolcri, introduce che al fondamento della idea di una lirica sublime, la transizione, dunque, introduce quella relazione che rende concrete le tesi esposte nei due versi precedenti. Il deserto della Troade inseminata è vinto dalla memoria che la poesia mantiene, rende viva e crea, anche quando niente più sopravvive e tutto è scomparso. Il termine è in rapporto, il termine inseminata, in rapporto e nello stesso tempo in opposizione con eterno, a cui è vicino nella successione, ma da cui è separato dalla fine del verso e dalla distanza semantica. Proprio il paradosso di una realtà che è morta e insieme viva costituisce il punto d'arrivo del ragionamento di Sepolcri. L'aggettivo eterno, potenziato dalla ripetizione all'inizio del verso seguente, sancisce il culmine del percorso che Foscolo ha disegnato e risplende, eterno splende ai pellegrini in loco, quel verbo splende ritorna nel finale dei Sepolcri, da dove si parla appunto della memoria di Ettore che risplende prima di lui. Nella ginestra l'identità tra fiore e deserto è immediata. Il deserto è il simbolo rinnovato, anche qui eloquente, parlante, documentario, della distruzione che costituisce la legge inaggirabile delle vicende umane, sia delle vicende di tipo individuale, sia di quello collettivo e storico. La vita degli uomini, la vita delle società e assoggettate sono assoggettate entrambe alle stesse regole. Quindi la cornice di rovine costituisce lo scenario in cui il fiore esiste, prende vita. Il deserto rappresenta il luogo che a questo fiore appartiene e con cui si identifica totalmente. L'odorata ginestra, sappiamo, è contenta dei deserti e sul deserto è la sede e i natali, non per volere, ma per fortuna avvisti. La sua esistenza, l'esistenza della ginestra, breve e fragile, nasce e muore in mezzo alla devastazione. Il deserto è il segno del niente, a cui la vita di ogni cosa si riduce. Si riduce cancellata dalla onnipotenza del tempo,
dalla violenza della natura e dal pericolo della morte. I segni della catastrofe sono dappertutto intorno a lei, al fiore gentile. Or tutto intorno una ruina involve dove tu siedi, o fiore gentile, e quasi danni altrui commiserando al cielo di dolcissimo odore mandi un profumo che il deserto consola. In mezzo al deserto e alla rovina, il fior gentile compiange il male che lo circonda. Essa, la ginestra, dà voce al deserto, anzi, è la voce stessa del deserto, e cioè, in maniera più esplicita, la voce che il deserto ha. La voce del deserto va intesa appunto come un genitivo soggettivo. Racconta, cioè, in altre parole, l'orrore di una vita inerme, esposta alla violenza dei nemici troppo più grandi di lei, e alla loro prepotenza non può opporre nessuna difesa, nessuna resistenza. Può scegliere una sola via, raccontare la verità di un'aspra sorte, come sappiamo, e la condizione del vero. E d'altra parte, per Leopardi, questo è l'origine, questa è l'origine e questo è l'ufficio della lirica. Cito un passo famoso, ma mi obbliga a richiamarlo qui. Il lirico, primogenito di tutti, proprio di ogni nazione anche selvaggia, più nobile, più poetico di ogni altro, vera e pura poesia in tutta la sua estensione, proprio di ogni uomo anche incolto, che cerca di ricrearsi o di consolarsi col canto e con le parole misurate in qualunque modo e con l'armonia. Espressione libera e schietta di qualunque affetto vivo e ben sentito dall'uomo. Inutile richiamare la vostra attenzione sul fatto che la presenza qui, questo termine, col canto, ricrearsi o consolarsi col canto, giustifica, come ha mostrato il saggio strepitoso Luigi Brasucci, giustifica il titolo del libro, Canti, che va inteso esattamente alla luce di tutto questo. Ora, nella ginestra, l'intento è soprattutto quello di disingannare e atterrare. E disingannare e atterrare costituiscono per Leopardi le due azioni proprie della filosofia moderna. E tutto questo è spinto ai suoi limiti massimi. Nessun principio, nessun fondamento resiste ad uno sguardo lucido, intransigente, qual è quello del poeta della ginestra. I fondamenti sulla cui solidità l'uomo costruisce i miti della propria grandezza e del suo fetido orgoglio sono abbattuti, sono appunto disingannati e afferrati. Tanto più quest'opera di decostruzione arriva a buon fine quando più la distruzione diventa impietosa e radicale. Deve sollevare questo gesto appunto distruttore qualunque velo si posi davanti allo sguardo. Questo gesto di abbattimento non può arrestarsi di fronte a nessun ostacolo, a nessun ritegno. Solo in questo modo arriva a contemplare l'essenza, come dire, paralizzante dello stare al mondo e a farne coscienza. Cito ancora un passo famoso dello Zibaldone: i filosofi antichi seguivano la speculazione, l'immaginazione e il raziocinio, i moderni l'osservazione e l'esperienza. Così lo spirito umano fa progressi e tutte le scoperte fondate sulla nuda osservazione delle cose non fanno quasi altro che convincerci dei nostri errori e delle false opinioni da noi prese e formate e create col nostro proprio raziocinio o naturale o coltivato e, come si dice, istruito. Più oltre di questo non si va. Ogni passo della sapienza moderna svelle un errore, non pianta né una verità. Nella ginestra questo impietoso svelamento degli errori della ragione è l'obiettivo degli errori della ragione, cioè gli errori dell'ideologia, è l'obiettivo a cui io parli mira nella maniera più organica e articolata. Il compito che egli assegna al proprio testo è abbattere appunto ogni finzione ideologica, sostituendo la cortina di fumo degli inganni con il volto del vero. Nobile natura è quella
che a sollevar s'avvisce gli occhi mortali incontra al comun fato, e che con franca lingua, nulla al vero ritraendo, confessa il mal che ci è dato in sorte, e il basso stato e frane. Basso e frale, basso stato e frale, basso e frale sono attributi decisivi. Connotano, per così dire, ontologicamente la condizione periferica, irrilevante, della vita degli uomini nel sistema del cosmo. Gli uomini non operano il centro dell'universo, sono ai margini del suo movimento. Questo dal dialogo di Copernico in poi Leopardi lo ripete quasi ossessivamente. E in più sono esposti a qualunque evento destinato ad avere per essi un effetto potenzialmente catastrofico. Quell'epiteto frale, appunto, ha una funzione determinante. Ritorna al plurale della chiusura del testo, quasi in rima beffarda con immortali, e sancisce la condizione di natura debole, finita, assegnata alle stirpi umane. Quando le frali tue stirpi non credesti, o dal fato da te fatte immortali. Le stirpi sono un nulla che ogni elemento esterno può distruggere, annientandolo in un solo attimo, in un solo momento, senza neppure volerlo, come appunto una mela, ricordate l'immagine, che cade per un normale processo di maturazione e però schianta un popolo intero di formiche con tutte le loro costruzioni. L'aggettivo dunque, frale, definisce la sostanza perenne del vivere, riconduce la sua identità alla radice della vita nuda, spogliata di ogni fasto e ridiventata una presenza mortale, impotente e mortale. Dunque il vero che sconfigge l'errore spalanca le porte alla potenza smisurata dell'orrore. L'orrore è la consapevolezza di sé come niente, come creatura fragile, indifesa, in mezzo a forze, entità, neppure ostili, ma certo grandiose, possenti. Diventa così la radice di una risoluzione alternativa. Il verace sapere, questa coscienza della fragilità e della debolezza, diventa la radice di un'altra via, di una risoluzione alternativa. Il verace sapere genera l'onesto e il retto conversare cittadino, e giustizia e pietà. Produce, cioè, proprio attraverso la coscienza estrema della fintezza, della finitudine dell'esistere, il paradigma di un altro possibile cammino, di un cammino che segni il passaggio dall'ignoranza alla conoscenza, dall'arroganza oltraggiosa di miti superbi e ripugnanti alla dignità severa di chi misura il limite del proprio destino. Nel caso di Foscolo, le istituzioni segnano il passaggio da una dimensione solo naturale, fisica, animale, a un regno civile e umano. Le sepolture, appunto, come sappiamo, e anche qui, secondo la linea di un'ortodossia profondamente dichiarata, come sappiamo, riportava la parola humanitas alla radice latina di umane, di seppellire. Le sepolture entrano nella serie delle funzioni tipicamente culturali, come le altre, e anzi la generano, testimoniando la volontà di lottare, attraverso la loro esistenza, contro l'oblio e di sopravvivere al buio della morte. Leopardi non accetta nessuna di queste idee. Non si ribella, non combatte la condanna dell'oblio, il cui esito è perfino scontato, già che il suo peso preme chi troppo all'età propria in crepe. Basterebbe ricordare solo l'ultima stanza del Bruto minore per capire come tutto questo abbia senso. Nelle parti però spera nel destino della poesia, che sia capace di sfidare il tempo e di annullare, di arginare la distruzione di qualunque creazione terrena. Le sepolcri, abbiamo visto, le vibree fallieti di orcambi e deserti, e l'armonia vince di mille secoli silenzio. Nella ginestra, Leopardi si rivolge al fior gentile che in mezzo alla rovina, quasi i danni altrui commiserando,
al cielo di dolcissimo odore manda un profumo che il deserto consola. Dunque, in un caso, il canto vince il silenzio e l'armonia lieta i deserti. Nell'altro, invece, il canto consola. Precisamente come Leopardi aveva detto della funzione lirica, che consente all'uomo, anche in corto, di ricrearsi o di consolarsi col canto e con le parole misurate in qualunque modo e con l'armonia. Il fiore della poesia, come l'ha chiamato Antonio Prete, lascia le tracce del proprio profumo, alleviando la pena in mezzo a cui vive e che osserva. Questo fiore vive nei deserti e ne assume il dolore. Per Fosco, dunque, la voce scavalca il deserto e va oltre i limiti che esso pone. Leopardi, al contrario, ascolta la voce del deserto e ne fa canto. Quel canto di pena e di consolazione di chi ha contemplato il niente dell'intera questione umana. Grazie. Passiamo subito alla relazione che, come dire, già nel titolo ci dice
attenzione, ascoltare lo sguardo, ecco, quindi la vista e l'udito. Grazie. Dunque, ascoltare lo sguardo, devo essere sincero, non ricordavo che era dato questo titolo, no, non ricordavo, ma l'ho accettato. Perché è un titolo che in un certo senso compromette in un convegno che si intitola Il silenzio della parola. Sembra quasi fuori luogo, al di là della sinestesia che promuove questo titolo. Qui si dovrebbe ragionare di parola, si è ragionato di parola, si dovrebbe ragionare di silenzio, si è ragionato di silenzio. Poi arriva qualcuno e mi dà ascoltare lo sguardo, ascoltare lo sguardo. La parola non c'è, il silenzio forse sì, se qualcuno ascolta lo sguardo. Se non fosse però che il silenzio non lo prendi, non lo osservi, forse non esiste proprio, come diceva prima Silvia Cocella, raccontando, ovviamente trasmettendo l'intuizione che già. E forse questo silenzio è anch'esso della stessa sostanza, della stessa stoffa di cui sono fatti i sogni. Si dovrebbe dire del silenzio un po' quello che Agostino, che è stato più volte richiamato, dice del tempo. Se nessuno me lo chiede, so benissimo di cosa si tratta, ma se me lo chiedono allora non lo so più. È piuttosto noto l'episodio fatale che portò John Cage a concludere che il silenzio non esiste. Altri sicuramente nel corso di questi due giorni di incontri lo richiameranno, ma la cosa comunque andò in questo modo. Per chi non lo sa, Cage era ossessionato dall'idea di riuscire ad ascoltare il silenzio assoluto, lo cercava ovunque in natura e non lo trovava da nessuna parte. Però Cage vuole a tutti i costi arrivare a fare esperienza diretta dell'ascolto del suono del silenzio, appunto nel modo più immediato, più diretto. Così alla fine va in un laboratorio di fisica acustica, paga circa una ventina di dollari, si fa chiudere in una camera anecoica. La camera anecoica è un ambiente, è una camera, è una stanza. Un ambiente che però è strutturato in modo tale da ridurre il più possibile la riflessione di segnali sonori sulle pareti. Un silenzio impressionante, inquietante, totale, vi abita. Uno degli effetti però curiosi della camera anecoica è la degradazione dell'equilibrio di chi vi entra. Loretto infatti contribuisce alla percezione spaziale basandosi proprio su queste riflessioni dell'eco che nella camera anecoica vengono soppresse. Dunque questa artificiosa, anche lì una forza di levare, una forza di togliere, mica l'angiolesca, togliamo un artificio, qualcosa che è proprio della nostra natura, togliamo il suono, contribuisce a compromettere almeno in parte l'efficacia dei sistemi di orientamento istintivi umani che si basano proprio su un organo apposito che è situato nell'orecchio interno. L'esperienza del silenzio dunque letteralmente destabilizza e lì dentro diciamo pure che ci si resiste poco, una manciata di minuti, qualcuno resiste un po' di più, poi una strana angoscia comincia a fare capolino, sembra che manchi l'aria. Prima Corrado Borgia con un delizioso lapsus dicendo Simon Weil ha detto evapora come l'aria al sole, ecco qui proprio evapora l'aria e ci sembra di impazzire, si perde in parte il controllo di se stessi, c'è gente che urla e la sua voce la sente priva di eco, quindi la cosa è ancora più terrorizzante e cerca di scappare e scappa dalla camera. L'esperienza raggiunge proprio in quel caso il limite estremo, si va via. Dunque Cage entra nella camera anecoica e quando viene esce non è né impazzito né destabilizzato particolarmente, è semplicemente molto, estremamente contrariato da
bravo americano, ha dato i suoi $20, ma non ha ottenuto quello che voleva. Si lamenta con il tempo, la delusione, soldi buttati. Non mi è stato dato ciò che mi era stato promesso. Non c'era il silenzio. C'erano due suoni che io sentivo, dice Cage. Uno acuto e uno grave. Qualcosa è andato storto. In realtà il tecnico mi spiega che i suoni che ha ascoltato non sono prodotti dall'ambiente, nell'ambiente, ma sono il primo, il suono del suo sistema nervoso centrale, il secondo, il suono del sangue che scorre nelle sue artere. Dunque, Cage aveva ascoltato il suono del suo stesso corpo. Di qui la conclusione paradossale, che il silenzio non esiste, passerà a breve. Questa conclusione porterà naturalmente a straordinari effetti sulla musica del secondo Novecento, non solo, ma anche in parte sulla filosofia, un pensiero fortissimo e naturalmente un pensiero orientale, di quella linea orientale, una linea nigra, possiamo dire, un riferimento a quella linea scura che accompagna la gestazione nel segno del corpo umano, che ha condizionato in un certo senso, ha prodotto una soluzione parallela alla linea vincente alla metà del Novecento dei musicisti che si facevano esperienze delle avanguardie storiche e che producevano un linguaggio musicale molto diverso da quella linea appunto orientale, più maternale, più calda che Cage ha promosso, che alla fine poi ha trovato il suo spazio e una sua ragione molto interessante. Dunque il rapporto con il silenzio per Cage è un rapporto che porta a conclusioni paradossali. Quando il nostro pensiero si accosta al tema del silenzio, ragionando, riflettendo, cercando di in certo modo sintonizzarsi su questo pensiero paradossale, da occidentali non ci soddisfacciamo, non c'è soddisfazione, ci viene meglio in un certo senso la musica. Quando normalmente, di solito, si intende dare un esempio della sospensione del vuoto sonoro che la musica ha il potere di realizzare, appunto di solito si cita in campo classico l'opera 111 di Beethoven, in particolare il secondo movimento, adagio molto e cantabile, proprio della sonata, una delle sonate più belle e importanti dell'infinito repertorio di sonate del pianoforte di Beethoven. Il trillo prolungato e insolito che caratterizza questo brano, intorno al quale si organizzano le variazioni, dà infatti l'impressione che il corso del tempo si sospenda in una sorta di scintillio minimalista. Il trillo è una ripetizione più o meno rapida di due note vicine in alternanza rapida, la forma ritmica più elementare, la più semplice, la più povera, viene utilizzata di solito come un semplice ornamento, una questione di pochi istanti, un quasi nulla. Dice Charles Rosen, un bellissimo libro dedicato allo stile classico in musica, che in quella sonata Beethoven fa dell'elemento più corrente, più anodino di tutte le formule ornamentali musicali, l'elemento essenziale di una struttura musicale monumentale in grande scala. Insomma, il trillo è un punto. E dalla ripetizione di questo punto, di questo elemento sempre identico a se stesso e deprivato di una spazialità propria, si origina magicamente un'architettura musicale di ampiezza e di potenza impressionanti. Ma io non trovo che sia l'esempio più importante, più forte, la sonata 111 di Beethoven per raccontare cos'è il silenzio in musica. Io invece vi ho portato una fuga. Ho portato quella che per me è una delle concrezioni più straordinarie e impressionanti dell'idea della potenza dal resto che la musica occidentale ha prodotto nel suo periodo classico. Guardate questa fuga di Bach, è la fuga 19esima in La maggiore, il primo libro del clavicembalo ben temperato.
è un pezzo brevissimo, un po' nascosto, confuso, in mezzo a tanti compagni di album più famosi. Non è il brano più conosciuto, non è il brano più ricordato di quella raccolta, non è neanche particolarmente bello dal punto di vista musicale, se lo confrontiamo con altri momenti di questa stessa opera, la preludio in Do maggiore, che è il primo libro, anche la prima fuga, quattro voci, la seconda tre voci, che sono notissime, anche molto amare. Ecco, questa fuga apparentemente giocosa e poco significativa nasconde l'intenzione di Bach di mostrarci la possibilità del silenzio di farsi musica. Ecco, io vi ho portato proprio questo elemento, ve lo faccio vedere, vedete questa, per i non alfabetizzati, questo è un La, vale un ottavo, questo è un silenzio, sono tre pause, anche loro di un ottavo. Le pause sono il silenzio della musica, un silenzio sempre relativo che si relaziona con l'assertività e l'evidenza delle note nella loro reciproca relazione e nella loro implacabile anche un po' misteriosa dialettica. Qui, come vedete, questa nota è molto breve, è una nota sola, una nota isolata, seguita appunto da silenzio. C'è una ambiguità di fatto nell'apertura di questa fuga. La nota iniziale così breve e isolata che non rappresenta certo il più classico degli inizi di un brano, in particolare di una fuga. Che razza di tema è un tema fatto di una nota sola? Non si fa musica, diceva prima, con la Bologna, no? Con una nota sola. È piuttosto una forma conclusiva. Alla fine di un brano c'è una nota isolata che chiude un brano. Quindi questa fuga inizia con una fine, è come un cane che si morde la coda. Oltretutto questa piccola nota è seguita, come dicevo, da tre piccole pause, come se fosse, diciamo, fossero tre piccoli silenzi, in realtà erano solo lungo. Ciascuno della durata di un ottavo, comunque il silenzio batte il suono 3-1, potremmo dire, e Bach avrebbe potuto scrivere questa pausa relativamente lunga in un altro modo, ma ci viene a mostrare letteralmente, attraverso la stessa scrittura, la piccola proliferazione silenziosa, questo virus muto che si replica, si moltiplica per tre, si fa sentire nella sua assenza di suono. Ecco che la fuga si articola sull'abbondanza di questo silenzio, preceduto dal gesto sonoro, dalla piccola nota assertiva e isolata, che apre il tema del silenzio. È un ricamo attorno al quasi silenzio, al silenzio che si fa largo ed è sempre sul punto di soccombere sotto i colpi delle note. Non tutti gli interpreti hanno colto nella storia di questa, dell'interpretazione che facciamo per temperati in questa fuga in particolare la straordinaria possibilità che Johann Sebastian Bach offre loro con questo piccolo brano di appunto suonare il silenzio. Alcuni in particolare allungano la nota iniziale rompendo così l'assedio delle piccole pause, comportandosi un po' come dei chiacchieroni, dei bavard del suono sonato. Non così, naturalmente, Glenn Wood, che è stato richiamato poco prima, poco fa, che coglie l'aspetto innovativo, magico, sfrenato, allegro, insieme nervoso di questa riflessione bacchiana sul silenzio, gli aggiunge da par suo quella sorta di accelerazione parossistica, proliferante, progressiva, che ha portato Gilles Deleuze a dargli la patente di musicista, pianista rizomatico. Io ammiro enormemente Glenn Wood, naturalmente, come tutti, ma in questo caso in particolare tendo a preferirgli Angela Hewitt, che intercetta una sorta di femminilità molto accogliente, quasi invisibile, impalpabile, ma reale, che si nasconde in questa scrittura di quasi silenzio e ce la restituisce.
L'elevazione musicale, il sentimento dell'abisso, del silenzio, diventano le pedine di un gioco vertiginoso, un gioco anche schizzoide, in Gould, ma trovano invece una loro combinazione più gentile, così come ce la consegna la Hewitt, una vitalità umana sicuramente generatrice. Io vi ho anche portato un ascolto breve, vediamo se riusciamo a farlo partire, così che possiate rendervi conto di come il silenzio accarezza tutta questa fuga e attraversa tutta questa fuga. Astronauti che devono compiere un'impresa
titanica, raggiungere Giove, andare anche oltre per cercare di comprendere qual è il significato di un segnale radio potentissimo che sembra provenire proprio da lì. La funzione di un curioso e inquietante monolite nero che sembra essere arrivato sulla Luna da tempi immemorabili, prima che l'uomo facesse la sua comparsa nell'universo. Ecco, questa morte avviene, come dire, anche in questo caso in evaporazione dell'aria, dunque viene tolta l'aria. Ricordo la mia reazione di ragazzino, questa impressione potentissima dell'assenza di aria che veniva proprio dall'assenza del suono. Guardate cosa succede. Scatta un po', immaginate un movimento più fluido. Più rari nel cinema di silenzio assoluto. Kubrick, per ottenere questo silenzio, si assicurò che non ci fosse neanche il passaggio del nastro magnetico sulla testatina, per fare in modo proprio di togliere il suono in maniera assoluta, quanto più possibile. Il silenzio non esiste, è vero, è sempre relativo, ma quando in una certa maniera si fa sentire, beh, toglie il respiro letteralmente. Dunque noi facciamo da spettatori la stessa esperienza del povero Frank Poole, a cui viene tolta letteralmente l'aria, e dunque il silenzio in qualche modo ci dà la dimensione dell'assenza dell'aria attraverso l'assenza del suono. Uno dei luoghi comuni più diffusi è che gli esseri umani siano anzitutto creature visive. La vista è considerata, come sappiamo, il più importante dei sensi. E anche al di là dell'esperienza quotidiana, le informazioni che provengono dal regno del visivo occupano uno spazio, diciamo pure privilegiato, rivestono anche un ruolo di primordia dal punto di vista epistemico, tanto che sia nel nostro linguaggio ordinario è abituale porre in una relazione molto stretta, se non talvolta addirittura sovrapporre e confondere, il vedere e il conoscere. In questo modo si trascura facilmente il fatto che le creature non sono soltanto visive e che ognuno dei sensi contribuisce alla propria maniera e secondo delle declinazioni specifiche a ricavare conoscenza da ciò che si muove attorno, dall'ambiente, dalla vita e dalle relazioni di ogni essere umano. Persino le scienze cognitive hanno trascurato per lungo tempo il contributo di intelligenza che avrebbe l'udito dei suoi oggetti propri, i suoni, portano ai meccanismi della comprensione e della conoscenza umana, anche all'architettura delle loro modalità fondamentali. Anche se naturalmente, diciamo, la filosofia si è avvicinata con cautela, sappiamo, c'è un vecchio conto da regolare tra logos e il suono e musica in particolare, e Nietzsche diceva: l'orecchio organo della paura è riuscito a svilupparsi pienamente solo nella notte e nella penombra delle foreste e delle caverne oscure, nel contesto del modus vivendi dell'età della paura, vale a dire nella più lunga di tutte le ere umane. Alla luce l'orecchio è meno necessario, di qui il carattere della musica, della notte e della penombra. L'ascolto dello sguardo presuppone il suono nella sua relazione dinamica con l'immagine. È una relazione di importanza che costringe, che spinge costantemente a chiarirsi cosa sia suono, cosa sia immagine, quali siano i loro statuti rispettivi e soprattutto quali siano i protocolli che presiedono alla loro metamorfosi, quando si trovano in mutua combinazione come due sostanze in sé inerti che si trasformano attivandosi in associazione, producendo una sostanza nuova incandescente. Questo fa il cinema. Quando si riflette a fondo sull'esito e sugli esiti dell'interazione
trasforma immagine, non si può fare a meno di constatare che ci si trova di fronte a oggetti molto speciali, dei contorni non molto ben definiti, dalle infinite virtualità, riuniti in un universo in buona parte ancora non esplorato del tutto. Oggetti potenti, oltretutto, ove si osservi che il potere dei suoni e quello dell'immagine si moltiplicano, si affinano attraverso la loro alleanza, è naturale che la riflessione e la ricerca si dispongano a configurare una specifica politica dell'immagine del suono, in azione in particolare nel cinema e nelle arti visive. Ingmar Bergman ha intercettato questa particolarità e anche in questo caso voglio farvi vedere qualcosa che è davvero impressionante per la capacità di promuovere una politica specifica dello sguardo e un suo ascolto. Qui siamo a Persona, film del 1966, un grande film con due grandi interpreti, Billy Anderson e Lee Gulma. Billy Anderson è una giovane infermiera che deve occuparsi di una Lee Gulma che si chiama nel film Elizabeth Bowler. Vediamo se riusciamo a... Elizabeth Bowler, cioè Lee Gulma, è nel film un'attrice che ha perso la parola, un'attrice che tace, la parola se n'è andata, recitava le lettere a teatro, una grande attrice, e improvvisamente perde la parola per un atto, si dice di volontà, ma non si capisce bene fino in fondo. È sana dal punto di vista così fisico e mentale, ma decide di non, come lo scrivano non vuole più parlare e dunque il suo lavoro ovviamente viene impossibile, così anche la sua vita diventa impossibile. Viene messa vicino a questa infermiera con cui intreccerà una relazione profonda e di cura mutua, diciamo, di holding mutuo. Ecco, questa è una delle prime scene del film in cui vediamo Billy Anderson già con un atteggiamento materno nei confronti di questa donna, più colta di lei, da cui la dividono anche diversi anni, dunque più giovane rispetto all'attrice. Vediamo che Kubrick straordinariamente utilizza ancora una volta Johann Sebastian Bach, fa uscire da una radio. Prima la coppia ascolta un pezzo di teatro, ma la Elizabeth Bowler, l'attrice, diciamo, reagisce male alla parola. Reagisce bene alla musica, che la parola non la contiene. È il movimento centrale del secondo concerto del violino di Bach. Guardate cosa avviene di magico all'interno di questa scena, la grande maestria di Kubrick di farci davvero soltare lo sguardo. Vedete come viene azzerata totalmente ogni convenzione cinematografica nell'arrivo e nella chiusura di una musica. La musica parte già iniziata e finisce già iniziata. Da punto di vista tecnico è una musica presente sulla scena, una radio che la trasmette, in realtà vediamo subito che assume una rilevanza impressionante, una musica soggettiva, è la musica del dolore di questa attrice che perde la voce ed è assediata da, non si potrebbe dire, da davvero distrutta da un dolore indicibile, da qualcosa che non riesce neanche a comunicare. Questa musica tratta da un concerto per il mio dibattito è presa da Ingmar Bergman proprio nella cadenza del violino, qui è Ostra che suona. E in questo modo Bergman fa cadere l'angoscia della nostra protagonista assieme al cadere della luce, un tramonto su questo volto assolutamente innaturale, siamo al crepuscolo, ma un tramonto così rapido non accade neanche all'equatore, non si verifica neanche all'equatore, è una
è un paradosso anche questo, è una forzatura della realtà straordinaria, ci dà la dimensione di come il buio cada attraverso il silenzio e il suono unico della musica dentro l'anima di una persona che non ha più la parola. Ecco, credo che sia una delle maniere più complete di intercettare e dare al pubblico, anche in questo caso, una forma esperienziale, l'esperienza dell'ascolto di uno sguardo, l'esperienza dell'angoscia di uno sguardo. Avete visto il bellissimo gesto con cui la urna si rovescia e mette in un gesto umanissimo la mano sul volto, quasi a proteggersi ancora da quel po' di luce che c'è. Dopodiché, quando abbiamo raggiunto il massimo punto di incandescenza della scena, si taglia, si va direttamente nella stanza di Bibi Anderson e si esplora un altro tipo di silenzio, ma la musica a questo punto viene tagliata proprio quotidianamente, come con un taglio nettissimo, perché il risultato, diciamo, è già stato ottenuto ed è comunque una scena che vive di una forzatura della realtà e di un paradosso. Procedendo per paradossi, l'ultima cosa che vi voglio raccontare è a proposito di un libro tra i più paradossali che ci racconta molte cose sul silenzio, in fondo ci guida anche in un certo senso nella ricerca attorno al suo suono, al suono del silenzio. Piccolo libro che raccoglie le 101 storie zen uscite da Delphi negli anni 70, sempre ristampato fino ad oggi, in ogni generazione ha l'oriente che si merita, la mia ha avuto nel suo pantheon anche le 101 storie zen. Tra i racconti variamente edificanti della raccolta ce n'è uno che colpisce, si intitola Il suono di una sola mano. In un tempio buddista c'è un maestro, si chiama Tuomo Silenzioso, un uomo interessante, che aveva un piccolo protetto, un dodicenne, Toyo. Gli allievi più grandi andavano e venivano, ottenevano l'interesse del maestro, ma Toyo desiderava che il maestro si dedicasse anche a lui, con pochi risultati. Voleva anche lui che il maestro gli desse qualche esercizio da grande, l'indicazione di un qualche sentiero da seguire per imparare a meditare, ma sembrava proprio che non ci fosse niente da fare, il maestro non se lo filava, non si diceva. Finalmente un giorno il maestro gli concede udienza, gli propone un koan, un enigma. Tu puoi sentire il suono di due mani quando battono una contro l'altra. Ora mostrami il suono di una sola mano. Toyo, il giovane allievo, bambino, si ritira per riflettere sull'enigma. Nei giorni successivi gli parve di trovare 1, 10, 100, 1000 soluzioni. Gli sembrava di riconoscere il suono di una sola mano in tante manifestazioni sonore che gli capitava di ascoltare durante il giorno e durante la notte. Sentiva lo sgocciolio dell'acqua e diceva, ecco, questo è il suono di una sola mano. Poi sentiva il canto delle geishe e diceva, ecco, questo è il suono di una sola mano. Poi sentiva il gufo che gridava, e questo, e tante, tante altre cose. Ogni volta le porta al maestro, ma ogni volta il maestro le contesta, le spinge l'allievo. Non è questo il suono di una sola mano. Alla fine il piccolo Toyo entrò nella vera meditazione e superò tutti i suoni. Non potevo mettere insieme nient'altro, spiegò più tardi, così ho raggiunto il suono senza suono. Toyo aveva realizzato nel silenzio della meditazione il suono di una sola mano. Questo apologo zen aiuta ulteriormente, se non a chiarire almeno a costeggiare la voragine, l'interrogazione che si spalanca di fronte al mistero della relazione tra suono e silenzio. A noi occidentali il compito di meditare sulla raffinatezza del pensiero paradossale che mira a cancellarsi pur di realizzare il suono di una sola mano, ma anche la consolazione di preferire la festosità del suono di tante mani che battono una contro l'altra nel gesto collettivo e pagano dell'applauso. Grazie. Il mondo della musica, Beethoven e
ascoltando non solo le voci e non solo gli effetti particolari, ma anche la colonna musicale che si integra e interagisce con il testo e con il contesto. E quindi ne ricaviamo un insegnamento anche per il nostro vivere quotidiano. Ma c'è stato un punto, tra i tanti che mi ha colpito in modo particolare, quando tu hai detto che solitamente gli esseri umani sono visti come creature visive, per cui il vedere è anche il conoscere. Poi hai aggiunto che in verità è ogni senso invece contribuisce alla conoscenza. Allora mi chiedevo e ti chiedo, ad esempio, il silenzio può essere anche colto e raccolto attraverso non solo la vista e l'udito, ma anche attraverso l'olfatto? Ecco, te lo chiedo, si può sentire il profumo del silenzio? Io non sono mai entrato in una camera anecoica, però io credo che la distorsione della percezione che si crea in situazioni in cui il silenzio è molto forte, crei in un certo senso anche la possibilità di una allucinazione olfattiva. Immagino che quando siamo derivati in maniera artificiale o anche in una maniera naturale, ma che non siamo mai stati o siamo stati di lato, non so, l'esperienza che facciamo ad esempio in montagna, noi che abitiamo in una città caotica come Roma, o immagino anche a Napoli, insomma, andiamo in un posto dove c'è un silenzio, sentiamo dentro le nostre orecchie una pressione sonora molto forte, il suono del silenzio è come un rumore bianco dentro le nostre orecchie che fischia, che urla e che rimbomba, e al tempo stesso la nostra esperienza si modifica, in fondo dal punto di vista multisensoriale, nel senso abbiamo la sensazione di trovarci in un luogo alto, i sensi raccolgono in un certo senso in maniera forse anche allucinatoria. Credo che sia più questo il modo in cui i sensi reagiscano al silenzio, più con una capacità di registrazione al tempo stesso di restituzione allucinata, quindi una creazione che risponde a una sollecitazione, comunque la capacità dei sensi di reagire, di intercettare. I relatori della seconda parte della mattinata a rispettare il termine dei 20 minuti dell'intervento. Allora, invertiamo anche l'ordine, incomincia il collega Antonio Saccone, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea, non ha bisogno di essere presentato, e ci parla del titolo della sua relazione, Mandare in onda il silenzio. A te la parola. Bene, allora io innanzitutto mi scuso con gli amici che hanno parlato stamattina e che non ho potuto ascoltare, presentavano relazioni al titolo effettivamente molto promettente, quindi qui se dovrò leggere le loro relazioni. Ringrazio Silvia di aver condotto questo tema convegno e ecco, dicendo che la funzione mandare in onda che fa da insegna questo mio breve intervento rinvia ovviamente al codice comunicativo della radio e della televisione, più generale messaggi audiovisivi. Il complemento oggetto, il silenzio, parrebbe altrettanto ovviamente stabilire con quella locuzione un rapporto contrastivo, ossimonico. Il mio discorso, come si vedrà, mira a ribaltare l'ovvietà di quell'ossimoro, a mettere in evidenza la congruenza, almeno nelle versioni predicate e messe in opera dal femminismo. È noto un fortissimo interesse espresso dal movimento movimentiano nei confronti delle nuove forme di comunicazione, di arte, di spettacolo e della loro sintonia con una sensibilità molteplice, ubiqua, simultanea. Di tale interesse palese di simonanza è indubbiamente il manifesto della radio, ideato nel 1933 da Marinetti in collaborazione con Pino Masnado. Il leader dei futuristi è tra i primi intellettuali a percepire le enormi potenzialità espressive, sottolineo appunto espressive, offerte dalla radiofonia, la sua utilizzabilità nelle sperimentazioni poetico-sonore. Ricordo velocemente alcuni degli episodi più significativi dell'attenzione futurista alle sonorità radiofoniche, la declamazione dai microfoni del Reinhardt del poema La battaglia di Adrenopoli,
il commento in diretta radiofonica del rientro degli aviatori transatlantici guidati da Italo Balbo, il manifesto nel 31, il teatro futurista aereo radio-televisivo, in cui si suggerisce l'impiego, oltre che della radio, di un più bellissimo strumento audiovisivo da televisione. Ora, l'idea di un'arte radiofonica da individuare e da arricchire nelle sue implicazioni estetiche è costante nelle teorie sviluppate, in particolare negli anni 30, non solo da Maninetti, ma anche dai suoi sodali. In un articolo del 32 intitolato L'arte nella radiofonia, Arnaldo Ginna afferma la necessità di liberare l'arte fonica dalla reminiscenza di altre forme d'arte che si servono anche di effetti visivi per convergere tutta la sensibilità e tutta la tecnica negli effetti di pura essenza fonica. È un impegno, dicono i futuristi, che non ha ancora coinvolto la maggioranza dei tecnici e degli artisti italiani. Certificando il carattere formidabile, così definito, della nuova arte in tutte le sue versioni, che sia trasmessa per radio, registrata su dischi o pellicole cinematografiche, Ginna propone che essa vada studiata, cito, nella sua partenza nel microfono, via via per gli stadi amplificatori, sino all'arrivo nell'altoparlante. È una scienza ed è un'arte, ma non è una scienza per uso esclusivo di riproduzione. Questa tecnica è fatta per un'arte a sé. In un altro intervento di poco successivo dedicato alla radioscena nel radioteatro, lo stesso Ginna, dopo aver affermato che tanto per il film sonoro quanto per il radiodramma occorre che l'attore dicitore si eserciti davanti al microfono ascoltando la propria voce non direttamente ma con la cuffia sul capo attraverso il complicato funzionamento delle correnti microfoniche trasformati in variazioni elettromagnetiche e quindi sonore, pone anche la questione dei radioascoltatori, di cui va educata la sensibilità perché sia attrezzata a capire la descrizione dei rumori, tutti particolari, necessari alla realizzazione di un teatro specificamente radiofonico. Nella configurazione del manifesto intitolato alla radio confluiscono e maturano dunque esperienze non sporadiche e culturalmente promettenti. Si esaltano la riduzione delle barriere spaziali, le meraviglie socio-tecnologiche, la possibilità di introdurre forme inedite e impensate di velocità, di visione e di contatto. Possediamo ormai una televisione di 50.000 punti per ogni immagine grande su schermo grande e le loro implicazioni sulle relazioni interpersonali, sulle percezioni sensoriali radicalmente rinnovabili attraverso l'azzeramento di ogni lontananza. Si prefigurano il teletattilismo, il teleprofumo, il telesaturno. Ora, i redattori del manifesto, quello dedicato alla radio, sottolineano le ancora inespresse potenzialità della radia, nome che, dice, noi futuristi diamo alle grandi manifestazioni della radio. Il neologismo che riecheggia i termini commedia e tragedia è evidentemente il più appropriato nella prospettiva di Marinetti a significare un vero e proprio genere comunicativo, degno di attingere un'autonoma valutazione dal punto di vista estetico. Come sempre, all'inventore del futurismo interessa mettere a punto una nuova ideologia della bellezza estetica, secondo una strategia, tra l'altro, come ricorderete, già tutta dispiegata nel manifesto di fondazione. Il progresso tecnico di per sé bello, discutendo un inedito orizzonte estetico, non inibisce il lavoro creativo. Ne incrementa piuttosto una sperimentazione illimitata. Anche della radio si impone l'urgenza di un suo uso artistico e in quanto tale alternativo. L'obiettivo è di sfruttare fino in fondo le molteplici virtualità artistiche di questo nuovo strumento. È un procedimento continuamente messo in azione dal futurismo nella sua storia ormai pluriventennale. Partire dalla inadeguatezza attuale delle forme di espressione pur celebrate per il loro accordo con la moderna sensibilità. Così era stato per il cinema, a cui era stato dedicato nel 1916 il manifesto La cinematografia futurista in questi termini. A prima vista il cinematografo, nato da pochi anni, può sembrare già futurista, cioè privo di passato,
e libero di tradizioni. In realtà esso, sorgendo come teatro senza parole, stiamo parlando del cinema muto ovviamente, ha ereditato tutte le più tradizionali spazzature del teatro letterario. In quanto arte a sé, il cinematografo non deve dunque mai copiare il palcoscenico. Bisogna farne lo strumento ideale di una nuova arte, immensamente più vasta e più agile di tutte quelle esistenti. Solo per mezzo di esso si potrà raggiungere, sto citando alcuni brani del manifesto, quella poliespressività verso la quale tendono tutte le più moderne cerchie artistiche. Ecco, in linea con queste argomentazioni si rivendica l'inassimilabilità della radia al teatro, già sconfitto dal cinema sonoro, ma anche a linguaggi in cui la modernità tecnica si è manifestata nel modo più ricco e creativo, come quello del cinematografo, anch'esso in crisi per i futuristi perché non è riuscito a liberarsi da ipoteche naturalistiche. E ovviamente a quello strumento passatista per antonomasia che è il libro, ormai pervenuto al suo estremo logoramento, proprio scalzato dalle grandi tavole parolibere luminose, unica poesia che ha bisogno di essere vista, nelle quali il segno tende ad esprimere l'immediata percettibilità fisica degli oggetti e della loro materialità. Ritorna il mito futurista della novità continuamente rinnovata, secondo il quale l'esigenza di una produzione ininterrotta del nuovo, che si neghi alla ripetizione, impone che ogni esperienza divenga immediatamente obsoleta, che dopo il suo sorgere o nell'atto stesso del suo sorgere ogni gesto artistico, anche il più arditamente proteso verso il futuro, cioè che si sia sviluppato entro le tecniche della modernità, contenga in sé il principio dell'invecchiamento, della inattualità e sia perciò destinato all'arretramento. In attesa della germinazione dello sviluppo in termini di massa del medium televisivo, la possibilità di una comunicazione della simultaneità che scavalchi ogni divario spaziale e sostituisca la memoria con il contatto sincronico è identificata nell'arte radiofonica, emblema di una nuova espressione estetica capace di muovere oltre alla figura del personaggio teatrale anche la presenza, anzi l'idea stessa della ribalta teatrale e del pubblico. Il rapporto con il pubblico, che è, come si sa, naturalmente naturaliter conflittuale nel discorso futurista, è ormai arrivato alla sua stazione terminale, se prevede che si dissolvano insieme palcoscenico e udienza. Dopo aver puntualizzato ciò che la radio ancora oggi, ciò che non deve essere, ciò che abolisce, il manifesto notifica quello che la radio sarà, cioè un'arte nuova che comincia dove cessano il teatro, il cinematografo e la narrazione. Essa è destinata e delegata ad occupare un territorio nuovo, laddove arretrano la letteratura e lo spettacolo teatrale cinematografico, cioè il territorio della virtualità, dell'assenza, nel quale è possibile l'immensificazione dello spazio. Sottratta alla visibilità e alla delimitazione prescritta dal codice teatrale o cinematografico, la scena diventa universale e cosmica. Ecco, questo sembrerebbe una svolta imprevista nella parabola del futurismo, che è noto, è costantemente intenzionato ad inscenare la presenza, anche la presenza del corpo, l'esibizione. In realtà, a mio avviso, la contraddizione è solo apparente, nel senso che Marinetti ancora una volta intende realizzare un infinito inscenamento della contemporaneità, di ciò che è presente, questa volta ancora più estremo, tale da includere quello che non si offre alla visione, quello che non implica l'ostensione del corpo. Che lo speciale cronotopo chiamato dai futuristi radia generi un'arte della presentificazione assoluta, del presente senza presenza, idonea a polverizzare il tempo, la sua lineare consecutività, a rappresentare tutti gli aspetti del dinamismo contemporaneo, a condensarlo simultaneamente, lo esprime esplicitamente un punto del manifesto, dove si dice: un'arte senza tempo né spazio, senza ieri e senza domani, la possibilità di captare stazioni trasmittenti poste in diversi fusi orari e la mancanza della luce distruggono le ore, il giorno e la notte. La captazione e l'amplificazione con le valvole termoioniche delle
luci del passato, distruggerà il tempo. Ecco, qui Marinetti rilancia, articolandole ancora più radicalmente, idee già presenti, per esempio nel manifesto tecnico della letteratura futurista, ma anche in un altro manifesto che si chiama L'arte dei rumori, di un pittore musicista che si chiama Luigi Russolo, che aveva teorizzato lo sfruttamento del suono rumore nel contesto musicale, in quanto significativa figurazione dell'era delle macchine. Ecco, cito solo questo brano, dice: la vita antica fu tutta silenzio. Nel XIX secolo, con l'invenzione delle macchine, nacque il rumore. Oggi il rumore trionfa e domina sovrano sulla sensibilità degli uomini. Per molti secoli la vita si svolse in silenzio o per lo più in solitudine. I rumori più forti che interrompevano quel silenzio non erano né intensi né prolungati né variegati, poiché se trascuriamo i movimenti tellurici, gli uragani, le tempeste, le valanghe e le cascate, la natura è silenziosa. Oggi l'arte musicale, complicandosi sempre più, ricerca gli amalgami di suoni più dissonanti, più strani e più aspri per l'orecchio. Ci avviciniamo sempre di più al suono rumore. Ecco, Russolo non solo si limiterà a teorizzare, ma realizza proprio materialmente gli intonarumori, strumenti finalizzati a creare e a modificare nella loro estensione il suono rumore. E puntualizza: benché la caratteristica dei rumori sia di richiamarci brutalmente alla vita, l'arte dei rumori non deve limitarsi ad una riproduzione imitativa. Essa attingerà la sua maggiore facoltà di emozione nel godimento acustico in se stesso, che l'ispirazione dell'artista saprà trarre da rumori combinati. E sulla scia di queste proposte, Marinetti e Masnada rinvengono un puntuale compimento della simultaneità futurista nell'intreccio delle imprevedibili situazioni sonore generate dall'utilizzazione, dicono, della interferenza tra stazioni e del sorgere dell'evanescenza dei suoni. Ecco, con quest'ultimo passaggio il discorso assume dimensioni più complesse e intriganti. L'attenzione è rivolta non solo al suono, ma anche alla sua sospensione, cioè al silenzio, di cui si indicano le modalità di rappresentazione sonora. Delimitazione e costruzione geometrica del silenzio, utilizzazione delle diverse risonanze di una voce e di un suono per dare il senso dell'ampiezza del locale dove la voce viene espressa, caratterizzazione dell'atmosfera silenziosa e semisilenziosa che avvolge colura ma data luce suono rumore. Ovviamente Marinetti e Masnada non sono mossi da alcuna sollecitudine a rimettere in gioco i ritmi del tempo in cui, per riprendere i termini di Russolo, la vita si svolse in silenzio o in solitudine. Né mirano a riallacciarsi in una paradossale concordanza di contrari a quella angosciosa raffigurazione della modernità come molesto ronzio che appunto Pirandello aveva proposto in Serafino Gubbio, in quella che Mazzarurati, con un'espressione felicissima, ha definito una programmatica vertenza anticlassica delle tematiche futuriste, no? Ricordate appunto il Serafino Gubbio, si dice: che cos'è questo ronzio? Sono i pali del telegrafo, i drammi elettrici, il motore dell'automobile, l'apparecchio cinematografico, eccetera. Ora invece si tratta di, in piena coerenza e estremista chiaro, coerenza direi con l'intero apparato concettuale elaborato sin qui dal sistema futurista, di mandare in onda il silenzio, di dargli consistenza materiale, in un certo qual modo di rumorizzarlo, dando così integrale attuazione alla modernità, alla sua capacità, paradossalmente, di modificare irrevocabilmente tempo e ambiente. E insomma il trionfo della pervasività totalitaria del mezzo fonico, onnipresente e simultaneo, della sua attitudine a dar voce anche al suo contrario, cioè all'assenza di voce, al silenzio, decretandone quindi la definitiva impossibilità. Ecco, io non credo di fare abuso interpretativo se, insomma, si intravede in queste indicazioni il preannuncio delle ricerche prodotte nel secondo dopoguerra nel campo della cosiddetta musica concreta e elettroacustica, delle teorie delle sperimentazioni di John Cage, di cui nel pomeriggio parlerà appunto la mia allieva,
Repubblica, magazine passante, sulla sonorità del quotidiano, sulla completa distinzione tra suono e rumore, sulla musicalità del silenzio. E tra l'altro a confermarlo ci sono le 5 sintesi radiofoniche che Marinetti pone a corollario del manifesto. Vi indico solo i titoli: Un paesaggio vinto, Dramma di distanze, I silenzi parlano tra di loro, Battaglia di ritmi, La costruzione di un silenzio. Ecco, se ci fosse stato il tempo avrei portato proprio, diciamo, le registrazioni che ho. Sono composizioni brevissime, che sono un po' da intensi tra il poema e lo spartito, in cui sono evidenti le suggestioni di Russolo. Nelle sintesi radiofoniche, ecco, queste sintesi svolgono un ruolo protagonistico i silenzi e i rumori trasmessi dalla minuta domesticità, dalla pulsante quotidianità, da eventi musicali, sportivi, clamori urbani, e di queste sonorità prodotte sia da presenza che da assenza si prescrivono i tempi, minuti e secondi di esecuzione. Ma ora, per, ecco, diciamo, concludere, ricordo anche che ci sono altre iniziative futuriste che utilizzano a fini estetici la radio, il tentativo di fare della radio scrittura un nuovo modello di rinnovamento artistico. E una per tutte la citata sono le liriche radiofoniche di Fortunato De Pere, che è un volume che certamente è un importante capitolo nella storia della poesia, possiamo dire, fonetica del Novecento. Vi cito soltanto due composizioni, Broadway e Brindisi all'Hotel 50 Avenue, realizzate sulla mescolanza del suono, delle sillabe e della grafia delle lettere. Il secondo testo in particolare è giocato sulle più disparate combinazioni foniche orchestrate dalla declamazione di un coro di campane, suonante il termine Jacobson, che è il cognome della signora in onore delle quante la quale viene offerto il banchetto all'Hotel. Questi due testi avrebbero dovuto far parte di una raccolta che poi non fu mai pubblicata, che si chiamava New York, Nuova Babele, che venne annunciata come il primo libro parlato del mondo. E si legge nella plaquette pubblicitaria che è stata inclusa nelle liriche radiofoniche, si dice che questi due brani radiofonici sono stati incisi sul disco a due facciate flessibili a immagini sonore della Disco Olimpio di Milano. Ecco, e ora appunto concludo giusto il tempo, nella premessa al volume De Pero insiste sulla peculiarità dello stile che il poeta d'oggi deve avere davanti al microfono. Uno stile certamente diverso da quello richiesto dalle altre operazioni artistiche che vanno bene e gli dice finché rimangono chiuse in un libro o incorniciate in una scena teatrale. La poesia radiofonica invece deve essere breve, concisa, simultanea, attuale, sonora, umorista, onomatopeica, inconciliabile con le immagini descrittive, e condizionata dalla ubiqua ricezione resa effettiva dal potere mediatico, il reale, luminosamente mediatico della radio. Ecco, cito il brano così come. L'ascoltatore non è più unicamente raccolto in un saletto silenzioso e romantico, ma si trova ovunque, per strada, nei caffè, in aeroplano, sui ponti di una nave, in mille atmosfere diverse. Quindi il carattere della lirica radiofonica deve essere spaziale, volitivo, sonoro, inaspettato, magico. Sulla realtà che circonda l'ascoltatore deve vibrare come un neon luminoso, come un'apparizione, un paesaggio, di una visione cosmica mediatica. Grazie a te. Un applauso alla conferma della tua relazione, molto interessante. Del resto, come dire, l'attraversamento del futurismo fatto dal maggiore spettro internazionale che noi abbiamo del futurismo è una cosa che ci può solo arricchire. E certo che l'uso della radio che ha fatto il futurismo è un uso interessante. A proposito di quello che ti ho detto, che ci si è posti come obiettivo quello di mandare in onda il silenzio, quindi di rumorizzarlo, o
e più altrimenti dar voce all'assenza, all'assenza di voce. E mi chiedevo anche, ma ne possiamo parlare dopo, se si può anche con la radio dare il silenzio all'assenza del silenzio, ma siccome c'è tempo ristretto ne parliamo dopo mentre mangiamo insieme un boccone. Passo invece la parola a Pasquale Gaccio, l'ultimo relatore della mattinata, il quale ci intrattiene sempre nell'ambito dei 20 minuti sul tema il cinema dalle immagini in movimento all'arte muta. Va bene, dopo io sarò nei 20 minuti perché il video dura soltanto, dura meno di 20 minuti, quindi non ho bisogno nemmeno di vedere l'orologio. Volevo soltanto dire che faccio una velocissima carrellata dai primi mesi della storia del cinema, dal 1895, dei film di Dan Taylor, sono dei filmati brevissimi, durano meno di un minuto, e che venivano fatti dagli operatori lumieri che andavano in giro per il mondo, passando, toccando alcuni dei film che sono stati poi fatti negli anni successivi, e arriviamo proprio alla band del sonoro. Quindi vedremo alcuni di questi filmati. Se per cortesia il nostro amico mi fa partire la cosa, quindi io cercherò di commentare. Mi scuso per la brevità e per la velocità, ho sentito delle relazioni molto profonde, molto, diciamo, acute. Io farò una cosa molto descrittiva e molto veloce. Ecco, questi sono i D'Alberto, poco conosciuti perché sono filmati che si trovano, sono stati trovati e restaurati abbastanza di recente, quindi ne faccio vedere soltanto tre. Sono gli operatori stranieri che vengono spesso in Italia e a scoprire, diciamo, più che il reale, il loro punto di vista sull'Italia. Qui vediamo in meno di un minuto tre stereotipi dell'Italia: le rovine archeologiche, siamo a Pompei, un reparto militare che attraversa la scena, che è la rappresentazione simbolica di uno Stato, e la tarantella. Quindi in meno di un minuto si è messo insieme una serie di stereotipi o di luoghi comuni riguardanti il nostro paese. Questo invece è un D'Alberto molto conosciuto, che è la prima ripresa cinematografica di un Papa, di un XIII, dove praticamente si vede anche che il cinema è anche agli esordi. Questi D'Alberto sono delle riprese primordiali dove si mette la macchina da presa su un campo visivo. Dentro questo campo visivo, diciamo, i soggetti dovrebbero muoversi. In questo caso il Papa non è neanche ben centrato, poi arriva e c'è una specie di maestro di cerimonie che poi gli indicherà la presenza della macchina da presa, e vede il Papa come reagisce in maniera istintiva. Benedice. Ecco, questo è la prima ripresa di un Papa, che al cinema anche di andare a riprendere gli abiti della nazione, di sovrani. Ancora un D'Alberto di produzione estera, e questo è un stereotipo, un luogo comune riguardante l'aspetto antropologico della realtà napoletana. Questi sono i mangiatori di maccheroni, così venivano poi diffusi nei cataloghi delle attualità di D'Alberto, che si davano in Europa, nelle città europee, in tutto il mondo. In meno di un minuto vediamo una scena che in realtà, studiata con attenzione, non è di D'Alberto, ma è una messa in scena. È una messa in scena. Dopo i primi D'Alberto arriva un cinema che può essere considerato più narrativo. Questo è il primo film storico italiano del 1905, che è la famosa presa di Roma. Qui ne vediamo pochi minuti, ma è già un linguaggio più elaborato rispetto alla ripresa dei D'Alberto. C'è una scansione teatrale, vedete, i personaggi recitano in maniera molto teatrale. Ci sono l'uso delle immagini e quello delle didascalie che preannunciano la scena. Poi ci sono dei quadri, alla maniera teatrale, in cui avvengono determinati
azioni da parte degli attori. Quindi informazione, descrizione, rappresentazione. Cronologia degli avvenimenti secondo una disposizione logica e temporanea. Il quadro prevale sul racconto. Il film è il risultato di unità logicamente concluse e indipendenti, cioè ogni quadro. Inquadratura che visualizza quello che la didascalia enuncia. Recitazione teatrale e frontale. Ci sono degli elementi in funzione simbolica. Quindi vedete, è qualcosa che somiglia forse più alla pantomima che a una vera e propria recitazione teatrale. Gli attori dovevano caricare molto il gesto per comunicare lo stato d'animo, delle sensazioni, per far capire al pubblico quello che stava avvenendo. Ora, questi filmati, si dice il cinema muto, in realtà il cinema non era muto, ma aveva l'accompagnamento musicale. Nei primi del vero l'accompagnamento musicale serviva per nascondere lo scorrere della pellicola, quindi era un rumore fastidioso, quindi serviva per coprire questo rumore di fondo. Col passare del tempo c'è il tentativo di accostare alle immagini delle musiche appropriate. Il cinema in questo periodo è composto di una parte fissa che sono le immagini e una parte invece di spettacolo in sala che è quello che accompagna le immagini. Quindi potrebbe esserci una piccola formazione con il pianista. Nei casi più importanti, come per esempio il Carpiglia, il famoso colossal del cinema appunto italiano, c'è anche una musica appositamente scritta per il film di Pastore di Ranucci. Quindi diciamo che il cinema cosiddetto muto, in realtà il muto non era, ma la musica era quella in sala. In questo film le parti mancanti sono state in qualche modo coperte da didascalie che raccontano quello che manca. Questa è una scena davvero che credo sia stata creduta davvero. Spettatori che hanno visto oggi, cioè nell'anniversario della presa di Roma, questa immagine in realtà è una ricostruzione molto dettagliata con le riviste dell'epoca, con le riviste dell'epoca, con la vera legge di fotografia, che infatti sentire così come erano venuto a tempo, a pochi decine di anni di distanza. Per cui quando si presentò questo film, gli autori del film dimenticarono l'importanza, la qualità del film, il fatto che era una ricostruzione molto fedele di quello che ha detto. Ora c'è anche una funzione diciamo politica di quest'opera fatta in un clima massonico che fu presentata durante le celebrazioni dell'Unità d'Italia nei luoghi stessi dove è stata girata la presa di Porta Pia. Quindi aveva una funzione politica per tentativo di creare un'epoca del Risorgimento. Lo sabato era stato liberato. La fine è quella di un altare laico, come vedete, ci sono gli erari del Risorgimento che sono messi tutti assieme. Qui siamo in un periodo successivo, è un film che è quello di Garibaldino della Cines del 1909. C'è già uno sviluppo del racconto, le scene sono più complesse, quindi c'è una recitazione più naturale. C'è un uso dei temi ricavati dai romanzi popolari, quindi temi dei amicisiani, e c'è un tentativo di pedagogia per le giovani generazioni, quindi c'è il piccolo Garibaldino, come ci saranno il tamburino di Auschwitz, ci sono molti eroi bambini. Questa diffusione nella letteratura e nel cinema di bambini che fanno gli eroi, che partecipano alla guerra, c'è questo bambino che al seguito del padre che va volontario, anche lui andrà a fare il volontario, scapperà di casa, eccetera. Questa funzione pedagogica che la letteratura e il cinema hanno da questo punto di vista produrrà anche qualche effetto nel presente, perché ci sono alcuni bambini che durante la prima guerra mondiale, sappiamo, scapperanno per andare ad arruolarsi.
Ora qui il racconto cinematografico ha già avuto un certo sviluppo, ci sono quelli che possiamo chiamare effetti speciali, vedete? C'è il bambino che sogna e quindi c'è la possibilità attraverso il cinema di fare cose che a teatro non era possibile fare e quindi usare questo tipo di accorgimenti, sogno, gli esterni, gli interni e così via. Molte volte questi film erano anche colorati, si pensa che il cinema molto sia un cinema di bianco e nero, in realtà non era di bianco e nero, almeno non sempre era di bianco e nero, e spesso veniva, le scene venivano colorate, ma non in maniera realistica, ma in maniera espressiva, cioè nel senso che si dava un colore a volte per esprimere i sentimenti di un personaggio o delle situazioni. Per cui il colore deve essere un po' interpretato da questo punto di vista, cioè un uso molto libero del colore. Anche qui un finale, diciamo, patriottico, di grande effetto. E la potevo sfumare. Adesso vediamo quello che può essere il primo film riconosciuto di alto valore artistico italiano, è l'Inferno del 1911 di Giuseppe Del Buono. C'è il tentativo riuscito, diciamo, di utilizzare il cinema per raggiungere, diciamo, dei racconti dal punto di vista di grande raffinatezza, anche dal punto di vista proprio della qualità visiva. Sì, ovviamente si ricorre anche alla letteratura alta, alla Dante. Ho lasciato le didascalie in inglese perché questo film fu esportato in America e fu uno dei grandissimi successi del cinema italiano in America. Come vedete si ispira anche ai disegni di Doré e quindi c'è il tentativo di rimandare la poesia della commedia attraverso la qualità delle immagini. Questo film, che ha detto, ha avuto una grandissima diffusione in America, anche in Italia ebbe un certo successo. Ad esempio, quando è portato qui a Napoli al Teatro Mercadante, alcuni intellettuali come Luce, Serao, Bracco, eccetera, andarono a vedere questo film per vedere se il cinema poteva essere o poteva diventare, poteva essere associato all'arte. E il dibattito su cinema che poteva essere associato all'arte, un dibattito molto, molto intenso e che produrrà molte discussioni che si produrranno anche negli anni, ma questo, diciamo, era il primo tentativo, la prima occasione in cui si discute. Ovviamente non facilmente questa associazione di arte e cinema verrà accettata, soprattutto dagli intellettuali italiani, soprattutto da chi faceva teatro, come ho detto Bracco e gli altri, e il primo poi ad accettare, a vedere una possibilità che il cinema potesse diventare arte fu proprio Bracco, concedendo anche una sua opera che era Sperduti nel Buio, che fu girata nel 1913, poi già con un'assunta spina, ecco, da dove poi i letterati italiani, gli autori italiani, i drammaturgi italiani cominceranno a impegnarsi a entrare nel cinema.
che non faceva altro, che non voleva altro che assorbire la grande intellettualità e utilizzare il loro repertorio. Questo film servì molto per gli americani a elevare, diciamo, come status il cinema in America. E noi in Italia ignoriamo che il cinema in America, il cinema italiano, ha avuto la funzione di far crescere dal punto di vista della qualità proprio tutta la cinematografia, soprattutto in America. Gli americani si servivano dei grandi film italiani, soprattutto questi di carattere artistico e quelli di carattere storico sull'antica Roma, per dare dignità a una forma di spettacolo che ancora non era considerata di grande qualità. Per cui mandavano i loro film, usavano i film italiani per entrare nei teatri per assorbire e avere un pubblico dei ceti più elevati. Quindi diciamo che alcuni generi italiani, alcuni film italiani servirono proprio a fare un balzo in avanti al cinema americano e al cinema di tutto il mondo. Questo è un altro esempio. Per la verità, un esempio, diciamo, mancato, cioè un'occasione mancata, quando la grande artista italiana, l'attrice italiana Loro Lotusse, si cimentò per la prima e unica volta nel cinema. Siamo nel 16, c'è già uno sviluppo del divismo in Italia, con la Bertini, la Corelli, la Copini, le grandi attrici italiane di questo periodo, e alla fine anche Loro Lotusse accetta di esibirsi nel cinema. Perché ho detto occasione mancata? Perché per un, diciamo, difficile rapporto della luce con la macchina da presa, noi non la vediamo mai in primo piano, cioè lei non riusciva ad avere un rapporto istintivo col nuovo mezzo meccanico, quindi non si fa riprendere da vicino, si fa riprendere sempre da lontano e non si esprime al suo livello, per cui è un'occasione mancata. Adesso vediamo qualche minuto di una curiosità che è stata trovata soltanto in questi ultimissimi anni. Fino a 4-5 anni fa si pensava che non esistesse un cinema napoletano comico. Vedete, la storia del cinema non c'è traccia di questo genere. Cinema comico italiano in questo periodo è tutto quello della cinematografia della Città del Nord, di Torino in particolare, di provenienza francese. Questo lo dice lunga anche della strada che dobbiamo fare noi nella riscoperta del cinema, delle origini del cinema, appunto, in cui abbiamo ancora una parte minima di quello che è stato girato. Questi ultimissimi tempi sono stati trovati due o tre film di Scarpetta. Questo film è Scarpetta l'americano, e non è Edoardo Scarpetta, padre, che pure ha girato cinque opere che sono andate perdute. Questo è il figlio di Vincenzino Scarpetta, che invece era un grande artista di cinema d'oro, oltre che essere un grande artista di teatro. Soltanto che fino a poco tempo fa non si conoscevano i film. Adesso sono stati trovati alcune di queste immagini e anche alcune delle sceneggiature che siamo per pubblicare domani. E qui arriviamo alla fine. La musica che sentite è la musica del film. Questo è il primo film sonoro italiano di Gennaro Righelli, La canzone dell'amore. Come vedete, la musica è una musica sincronizzata, non è più una musica dal vivo eseguita in sala, ma c'è la possibilità, attraverso, diciamo, l'uso della pellicola, di avere sia la musica, sia i dialoghi, sia i suoni. Quindi tutto cambia nel cinema, perché in questo modo si deve completamente, diciamo, resettare tutto e riproporre un tipo di recitazione completamente diversa. Ha importanza la parola, ritorna in auge la recitazione anche di carattere teatrale, hanno importanza anche le sceneggiature, gli sceneggiatori, i dialoghi, e c'è anche un uso anche dei rumori, del suono. Tutti i film di questo periodo, italiani o stranieri che siano, usano molto i rumori. Sono molto la musica, sono molto i dialoghi, c'è una grande intensità di rumori per dare risalto alla novità che è quella del sonoro. Quindi non a caso troverete molto. Questo è l'inizio di questo film,
che tratta una novella di Pirandello, comincia con questa panoramica delle bellezze di Roma, con la canzone, diciamo, di sottofondo, e poi la macchina ripresa, ecco, la successione molto più lunga, io l'ho ridotta, siamo per finire, l'azione va in una trattoria all'aperto dove ci sono dei musicisti che stanno facendo una festa e riempiono, diciamo, tutta la scena di parole, rumore, musica e così via. Così arriva il sonoro. E in omaggio al convegno, io il silenzio, la parola il silenzio, il generale Rimini deve aver scelto una commedia di Pirandello che si chiamava Il Silenzio. Grazie. Lavori e mi è sembrato di, come dire, trovarmi di fronte a un narratore che commenta e racconta e descrive le immagini cinematografiche, per cui questa carrata di film muto o sonoro c'è stato, come dire, l'accompagnamento della tua voce di narratore, di questo noi ti siamo grati. Io credo che non dobbiamo più tergiversare e andare invece a mangiare tutti insieme un bottone. Grazie.